Signore e signori, buonasera, benvenuti, siete collegati in diretta dal Palasport di Fondi. Questo è l'intro della grandissima serata targata BBT, il cui main event sarà dal il mondiale palazzetto IPO dello sport di Superpiuma del con il nostro comune Michael di Fondi Magnesi e Patrick Chinigamazzi. La buonasera arriva da Tommaso Gregorio Cavallaro, accanto a me l'organizzatore, il promoter della serata, grande Davide Buccioni. Davide, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli amici del Pugilato. Allora Davide, finalmente siamo arrivati a questa grandissima serata, si sarebbe dovuta svolgere il 6 novembre scorso, poi la possibilità di Chinigamazzi l'ha fatta rimandare, ma ci siamo, una grande serata del main event, ne abbiamo parlato. Sfida Michael Magnesi, Patrick Chinigamazzi, altri match di sottoclù sono quattro, si inizierà con Simone Bicchi contro Nicola Mancic dei supermedi, si continuerà nei pesi medi tra Yuri Lupparelli e Zlatan Dragicic, i supervert vedranno l'imbattuto Damiano Facinelli contro Jozza Matos, infine l'ultimo match di sottoclù sarà la sfida dei quarti del trofeo delle cinture Supergallo tra Mohamed Camiri e Arez Ferramosca. Vi ricordo, siete in diretta col canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana alle 9, grande diretta su Gazzetta.it in streaming e su Sport Italia TV. Per quanto riguarda la diretta televisiva, il commento è di Stefano Buttafuoco e il grande Giovanni De Carolis. Vi saluto tutti e due, a breve la linea andrà da loro, ma una battuta ovviamente con Davide, questa serata Davide col pubblico sarebbe stata una serata meravigliosa. Purtroppo va bene così, portiamo avanti il pugilato in ugual maniera, ormai tra me e te è un appuntamento settimanale, l'altra settimana ci siamo visti per il doppio titolo italiano, questa settimana per il titolo mondiale di Magnesi. Allora Davide, tecnicamente ovviamente il main event è la sfida per il titolo mondiale dal nostro Michael Magnesi, ricordiamole 11 anni con titolo mondiale, vero, non si svolgeva in Italia, ma anche i match di sottoclù, dei grandi match. Una bellissima serata di box da vedere, da gustare seduti sul divano, un po' di popcorn, birretta e solo tanta grande box. Beh, si è parlato di poco di questo Chinigamazzi, però è un ragazzo che non perde dal 2012, ha un record di 32 vittorie e solo 2 sconfitte, ripeto, non perde da 8 anni, è andato a vincere sempre in trasferta, ha combattuto in Spagna e ha vinto, ha combattuto in Polonia e ha vinto, ha combattuto in Francia e ha vinto, speriamo che insomma stasera non si ripeta qua. E stasera speriamo ovviamente che il nostro Michael Magnesi porti questo titolo mondiale a casa. Allora Davide, settimana scorsa l'evento che ha visto Spadaccini laurearsi campione d'Italia dei medio massimi, la Cecchi laurearsi campione italiano dei super gallo, non ti sei riposato un attimo, adesso questo evento, poi forse un po' di riposo e già pensiamo al 2021 per quanto riguarda la BBT. Già pensiamo ad un ottimo inizio del 2021 con un febbraio molto caldo con 2 titoli nello stesso mese, 2 titoli a marzo, 3 titoli direttamente tra aprile e maggio. Quindi ovviamente grande box nel 2021 come sempre. Ovviamente Davide, adesso ti lascio andare perché penso adesso, che adesso come da alcuni mesi il mio pensiero è fisso per Michael Magnesi, perché oltre ad essere un campione, credetemi, è un ragazzo d'oro. E bisognerà parlare un po' di più di Michael Magnesi, della sua vita, di tutto quello che c'è dietro questo ragazzo, perché credetemi è un ragazzo veramente tra virgolette bravo, ragazzo molto bravo. Ovviamente ricordiamo la moglie manager Alessandra Branco che ha coadiuvato alla grande la BBT nell'organizzazione di questa serata, un ringraziamento particolare veramente va ad Alessandra Branco perché ha coadiuvato insieme a me, è l'artefice di questo grandissimo mondiale. Un ringraziamento particolare va alla Federazione Pugilistica, anche perché i risultati parlano, i fatti contano, gli ascoltatori sono sempre di più, i numeri sono sempre più alti, non perché anche Gazzetta dello Sport ci sta dando una grandissima mano, tutti insieme per un pugilato migliore, per un pugilato più bello e per ritornare a quello che era lo sport tra i più belli, più seguiti d'Italia negli anni 60, negli anni 70, dove ogni palazzetto dello sport era riempito da 10.000-15.000 persone. Si sta riverificando questo, tanta passione,
tanto seguito alla Nobelarte. Grazie a tutti. Allora Davide, prima di lasciarti ovviamente ricordiamolo, diretta YouTube FP Official Channel, grazie alla Stream Plus, Francesco Valeri, Giovanni Reli e Valerio Filoni in cabina di regia, diretta dalle 21, gazzetta.it, in televisione da Sport Italia. Ma a questo punto io lascerei la linea a chi commenterà questa grande serata, Stefano Buttafuoco e lo sfidante al titolo europeo dei supermedi, Giovanni De Carolis. A voi la linea. Rimanete collati alla televisione. L'ultimo campione del mondo italiano, e cioè Giovanni De Carolis. Buonasera Stefano, buonasera, per me è veramente un onore essere qui, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Senti, avremo modo di parlare poi del main event, concentriamoci intanto subito sul primo match della serata che trasmetteremo in diretta sul canale ufficiale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana, in attesa poi del collegamento con Sport Italia e con Gazzetta.it. Primo match sulla distanza dei 6 round da 3 minuti che vedrà confrontarsi il nostro Simone Bicchi, categoria dei pesi supermedi, contro Nicola Mancic. Ecco, conosci Bicchi, Giovanni? Ma guarda, supermedio, si allena con il maestro Massai, è un pugile veramente bravo e molto tecnico. Penso che stasera come apertura ci farà vedere la sua qualità. E già, infatti è un pugile toscano di 30 anni, molto tecnico, come anticipato dal nostro Giovanni De Carolis. È nato a Siena, la sua contrada è quella di Valdin Montone ed è importante comunque per un abitante di Siena appunto specificare la contrada. Pugilisticamente è cresciuto nella box Siena Mens Sana con il maestro Davide Borgogni. Una buona carriera da dilettante, ha combattuto 41 volte senza grandi vittorie, dobbiamo dire, nei tornei nazionali, a causa però di diversi infortuni. Poi il passaggio tra i professionisti con il promoter Rosanna Conti Cavini, 3 match, 3 vittorie, insomma un buon score. Questa sera avrà di fronte un pugile serbo score diciamo tutto sommato abbastanza deludente, una vittoria e 8 sconfitte, ma comunque ogni match poi è una storia a sé. Ascoltiamo la presentazione del match dalla voce di Valerio Lamanna, ring announcer della serata. Allora, abbiamo detto match previsto sulle 6 riprese da 3 minuti, al peso Simone Bicchi 74,2, Nicola Mancic 73,7. Il nostro Simone Bicchi sta all'angolo rosso, al suo angolo ci sarà Mario Massai, Gesumino Aioti, che è poi lo stesso angolo poi di Magnese, un angolo che tu anche conosci bene. Sì, assolutamente, il maestro Mario è veramente importante sotto tutti gli aspetti tecnici, motivazionali, quindi sicuramente averlo all'angolo è un valore aggiunto, un grande valore aggiunto. Eh già, infatti, come abbiamo anticipato, Simone Bicchi è un pugile toscano, ma attualmente appunto vive, si è trasferito a Civitavecchia, cambiando poi anche manager. Ora si allena alla Body Box Branco del maestro Massai. Pugile e anche bartender, questa è un po' la sua, diciamo, la sua passione, che poi è diventata anche, diciamo, una vera e propria attività lavorativa, chiaramente. Questa sera tutti siamo concentrati sulla sua attività, diciamo, professionistica, perché sta un po' in un momento svolta, no? Comunque Simone Bicchi comunque ha 30 anni, per cui è il momento un po' di far uscire fuori quelle che sono le sue qualità, che si sono comunque ancora solo intraviste. Ancora qualche istante prima del match, l'arbitro sarà Raffaele D'Erasmo. Quanto è difficile combattere per un pugile in un'atmosfera così, diciamo, silenziosa, no? Beh sì, perché rende tutto ancora più freddo, quindi la concentrazione deve essere ancora più grande e le motivazioni devono essere la benzina più importante. Bello comunque il palazzetto dello sport di Fondi, un comune di circa 40.000 abitanti in provincia di Latina. Peccato per il pubblico, ma cercheremo noi di trasmettermi tutte le emozioni di una grandissima serata di box. Prima
prende subito il centro del ring, Bicchi. Eh sì, riconoscibile per i pantaloncini completamente neri, sa pensare invece a delle fasce rosse laterali. Una combinazione di 3-4 colpi da parte di Bicchi, ancora siamo nella fase un po' di studio, ma è entrato già, diciamo, con le idee abbastanza chiare, un po' quello di comandare il match, vero Giovanni? Sì, perché poi tra l'altro, sai, anche quando è una fase di studio, comunque i guanti da 10 once quando arrivano si sentono, quindi quello che per noi sembra un colpo sciolto in realtà è sempre un colpo duro, e entrambi i pugili cercano di non far vedere le loro emozioni, ma ti garantisco che a volte anche un jab diretto è sempre un colpo pesante. Qui lavora bene anche con il montante Bicchi. C'è stata una reazione da parte di Mancic, che ha cercato un po' di scambiare, di incrociare l'attacco di Bicchi. Sì, Mancic sembra molto più lento, sta là aspettando il colpo magari per incrociarlo. Bicchi secondo me deve prendere bene le misure e al momento giusto riuscire ad affondare. Sembrano che anche i suoi colpi comunque siano incisivi. Vediamo quello che succede. Sì, sta lavorando molto bene con questi traiettori lineari, colpi dritti, adesso qui brava ad alternare un bel montante che arriva al tronco e che sembra aver accusato Mancic, che cerca di accorciare un po' la distanza, anche un po' per prendere fiato. Una buona prima ripresa comunque, sì. Sono subito entrati nel match due pugili. Sì, è un movimento molto sciolto sulle gambe, Bicchi cerca così di trovare la distanza più giusta. Brava qui a schivare i colpi dell'avversario, molto mobile sulle gambe Bicchi, è vero? Sì, è un'ottima scioltezza, sta cercando di ambientarsi nel miglior modo possibile alla prima ripresa, che è sempre un po' una cartaccia. Ecco, qui è entrato con un buon gancio destro. Questo è il quarto match da professionista per Simone Bicchi, 3 vittorie, quindi insomma un record immacolato per Simone Bicchi. Lavora molto bene con il jab sinistro che doppia sovente. Ecco qua, buona anche la scelta di tempo in questo frangente, schivata e rientra con il destro, qui ancora il montante destro. Una box comunque lineare, pulita, quella di Bicchi, non ha sprecato colpi, un buon primo round. Sì, sicuramente ha fatto suo il primo round, ha cercato di fare, no, di attaccarlo, di lavorare sul tempo, ha portato i colpi migliori, ha portato anche due destri abbastanza molesti. Serata veramente importante questa, insomma, al di là poi della facile demagogia, insomma, torna un match mondiale qui in Italia che vede protagonista un pugile italiano, insomma tanta roba, veramente una fight card clamorosa quella di questa sera, che avrà poi come main event il match valido per il titolo mondiale IBO dei pesi super piuma tra Michael Magnesi e Patrick Kinigamazi, ma avremo tempo per arrivare a questo grande match. Prima ci sono 4 incontri tutti quanti da gustare con voi sul canale ufficiale della FP YouTube, ma anche dalle 21 su Gazzetta.it e su Sport Italia. Qui c'è un attacco da parte di Mancic che non ci sta a fare un po' la vittima sacrificale del match, insomma cerca di controbattere. È evidente però la differenza di velocità. Sì, viene avanti in maniera abbastanza prevedibile, bisogna stare sempre attenti, no? A qualsiasi colpo, però diciamo che questo può essere anche un po' congeniale ai colpi di Bicchi, sai, con questi guanti è sempre imprevedibile il risultato, perché garantisco che ogni colpo è una sentenza, quindi quando poi arriva quello decisivo può cambiare le sorti di match da un momento all'altro. E già, è la tua categoria che conosci bene, sai l'importanza della potenza in questa categoria di peso. Ecco qui un bel destro di Bicchi che replica ancora, per un attimo in difficoltà
Mancic che cerca di recuperare, alza subito la guardia. Qui parte un po' fuori tempo, un po' troppo da lontano Mancic, ancora con il destro, un po' lenta l'azione di Mancic. Vicky sta nel pieno controllo del match, ecco qua un passetto indietro, schiva l'attacco scomposto del pugile serbo. E già intanto sentiamo le parole dell'angolo di Bicchi che lo invita a girare dall'altra parte proprio per evitare il destro del suo avversario, consiglio decisamente saggio. Ecco qua, bravo qui Bicchi a 2-3 colpi dal basso verso l'alto e un passettino laterale. Ancora qui un bel montante destro, ancora poi il montante sinistro. Sta lavorando bene al tronco, vero Giovanni? Sì, sì, lavora bene quando riesce a portarlo alle corde e si vede anche da quanto è rosso l'avversario sui fianchi. E ogni volta che se ci fa caso, appena l'avversario va alle corde, Vicky riesce a lavorarlo bene, lui si chiude al riccio e prende i colpi. Quindi lì è il momento in cui Vicky può approfittare per essere ancora più incisivo. Lavora molto bene con il montante, con il jab sinistro tiene lontano il pugile serbo. Sì, come dice il maestro Masai, se riesce a spostare a destra e infilare il destro diventa ancora più pericoloso perché il suo avversario sta puntando tutto su quel colpo e quindi Bicchi deve evitare di girare a sinistra. Bel finale di round comunque per Bicchi che ha lavorato molto bene, diciamo, ha fatto un lavoro un po' oscuro, un po' cercando di demolire, di fiaccare la difesa del suo avversario. Sì, poi continua a muoversi bene con le gambe, quindi diciamo che rende da parecchia varietà la ripresa alla fine, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Allora, alla fine del secondo round, dopo questo match, tra l'altro avevo modo di vedere l'incontro dei pesi medi tra Yuri Lupparelli e Sladjan Dragišić, sempre match previsto su LS Riprese. Poi si entrerà, diciamo, nel vivo, nel clou della riunione, match dei pesi super welter, sempre sulle serie prese, tra Damiano Falcinelli e Idiosan Matos, un brasiliano che vive in Abruzzo. E poi il trofeo della cintura, pezzi super gallo, Camilli contro Fera Mosca. Questo è un gran bel match e poi tutti quanti incollati alla poltrona per vederci il nostro Michael Magnesi che cercherà di diventare il 36esimo campione del mondo italiano. Tra lui e il tetto del mondo c'è però Patrick Kinakamazi. Eh sì, l'angolo di Bicchi lo invita anche a essere un po' più mobile sul tronco, come questa circostanza. Buona questa azione. Sì, poi non ci dimentichiamo che venendo da un momento così difficile, sai, di quarantena, allenamenti, poca attività, c'è sempre la difficoltà poi a ripartire a fare un match, no? Fare sei round non è così semplice. L'atmosfera così difficile, in più la poca attività rende tutto più complesso. E già, è comprensibile. Ecco, buono il lavoro al corpo adesso. L'ultimo match di Bicchi è datato 15 dicembre del 2019, insomma. Si parla di una... Sì, poi già all'inizio della carriera è importante riuscire a fare attività. E far passare quasi un anno dall'ultimo match è tanto, ovviamente non dipende dal ragazzo ma da questa situazione, quindi è difficile riuscire, no, a rompere il ghiaccio già dalla prima ripresa, quindi bisogna anche valutare queste cose. Vediamo, qui parte bene con questa combinazione in avanzamento, sì. Lavora bene sotto e sopra la figura. Sì, sì. Lavora molto bello questo incrocio. Sì, ha tirato bene quel gancio sinistro. Bel gancio sinistro. Colpo importante questo portato da Bicchi. Guarda, vedi, ogni volta che lui porta il destro e Bicchi gli mette il gancio sinistro subito dopo, lo trova scoperto. Se riesce a trovare bene il tempo, può fare veramente un colpaccio. Potrebbe essere questa la chiave del match, è vero. Due volte che l'ha fatto, due volte l'ha preso benissimo. È più veloce e quel gancio sinistro arriva
Sì, specialmente sempre... se tirato quando il suo avversario porta il destro, quindi come neanche d'incontro, come se lo blocca e lo rimette, perché l'avversario tende poi a scoprirsi. Vedi, quando lavora il corpo, lui tende a chiudersi, chiude i gomiti, e quindi sì, i colpi sono pesanti, ma non sono del tutto efficaci. E vediamo se queste giustissime considerazioni del nostro Giovanni De Carolis possono anche trovare conferma nei prossimi... i prossimi round. Ancora, ecco, qui vedi, un bel gancio sinistro, è vero. Ogni volta che lo porta l'avversario lo soffre tanto quel colpo. Dovrebbe anche cercare magari di doppiarlo con il diretto destro. Bella ancora qui, un gancio sinistro. Lavora bene con quel gancio sinistro. Assolutamente. Sì, l'ha capito anche Simone, l'ha capito che quello è un colpo che può portarlo alla vittoria, anche prima del limite. Ha lavorato molto bene, ha insistito molto sul lavoro al corpo nei primi due round, affidandosi anche molto al montante destro. Adesso ha un po' cambiato bersaglio, la distanza, lavorando un po' più dalla media lunga distanza con questo gancio sinistro che ha messo in difficoltà in diverse circostanze. C'è da dire che poi quei colpi al corpo sono colpi che comunque ti sfiancano, no? Quindi nei primi due round, oltre quello, noi magari non lo vediamo, però sembrerebbe che quei colpi siano, cioè sembrerebbe quei colpi ti levano fiato, quindi nel primo round è successo, nel secondo round è successo, adesso ha capito che quel gancio sinistro poteva essere la via buona e quindi ha giustamente lavorato in quella zona. Sì, dobbiamo dire che questi colpi poi al tronco hanno anche fatto un po' abbassare la guardia di Macic, eh no? Sì. Ha trovato quindi più spazio proprio alla figura, probabilmente. Quarto round, vediamo se Bicchi mette il piede sull'acceleratore in questa ripresa. Comunque un buon match fino adesso, Macic è all'altezza della situazione. Sì, assolutamente sì. Fino adesso ha cercato di controbattere, anche se chiaramente è evidente, insomma, la differenza di velocità. Sì, ma sono sempre uomini questi pericolosi, perché comunque anche se non è velocissimo, però prova sempre a fare il match, a metterti quei colpi che ti possono sorprendere, quindi bisogna stare attenti fino all'ultimo con avversari del genere. Adesso un bel diretto sinistro. Adesso l'ha incrociato con un bel diretto destro. Quello devi fare, Simone, come ritorna? Gira dall'altra parte, devi girare a destra tua, Simone. E qui continua un po' a sbagliare il verso, diciamo, del giro, continua a girare alla sua sinistra, andando un po' incontro al destro dell'avversario, l'angolo. Questo buon lavoro, sì, con i sinistri. Il Bicchi lo continua, insomma, a invitare a cambiare il giro. Sì, non è sempre facile seguire le indicazioni del maestro, spesso a me succede, no? A volte Italo mi dice di fare determinate cose e non sempre riesco a tenerlo. Ecco ancora un gancio sinistro che è entrato, adesso sta forzando un pochettino Simone. Eh sì, ha aumentato l'intensità, due colpi sotto, in difficoltà Macic. Sì. Ancora all'angolo Macic. Ha sentito i colpi, ha sentito, si è chiuso. Simone l'ha capito e sta cercando di fermare il match prima del limite. Qui ha le corde il nostro Bicchi, che adesso vediamo se riprenderà la sua azione di attacco. Difficoltà per la prima volta Macic in questo quarto round. Non ha mai vinto per KO Bicchi, 3 vittorie in 3 match, sempre ai punti. Vediamo se questa sera riuscirà anche a passare questo altro tabù e vincere magari prima del limite. Qui è Macic che ci riprova, vuole dare segni di vitalità il pugile serbo. Bella ancora qui, due sinistri e poi il montante destro che arriva. Sì, adesso sembra il suo avversario, l'avversario di Simone sembra cercare di sbarcare il lunario, nel senso comincia ad andare veramente in difficoltà, lega tanto
sembra aver finito la benzina. Sono tutti segnali che chiaramente Bicchi ha capito, e non a caso infatti ha accelerato un po' la sua azione di attacco. Ecco qua, ancora bene qui con il montante, il gancio destro, ha portato un po' tutti quanti i colpi Simone Bicchi. Sì, nella prima parte di questa ripresa ha spinto parecchio sull'acceleratore, poi dopo è stato bravo l'avversario a legare e a finire il round. Eh sì, con un po' di mestiere Mancic riesce a rimanere aggrappato al match. Questo è l'angolo di Bicchi con il maestro Massai, che lo sta invitando un po' a continuare nella sua azione di attacco. Ancora due round, il quinto, il sesto round, due riprese in cui Bicchi cercherà di concludere verosimilmente anche il match prima del limite, vedendo appunto il suo avversario in difficoltà in questa ultima ripresa. Da segni di stanchezza, Macic da segni di stanchezza. Vediamo se Simone riesce ad approfittarne, se Bicchi riesce a capire questo momentaccio. Sì, lega e soprattutto non controbatte, sì, quasi più. Sembra poco reattivo adesso. Ha sempre ribattuto alle azioni di attacco del nostro Bicchi. Adesso un po' più passivo Macic, ecco qui ancora un bel gancio sinistro. Lavora bene con questi colpi larghi comunque Bicchi. Sì, perché li riesce a portare al momento giusto quando poi il suo avversario ha scoperto, anche con questo diretto, poi sta sciolto molto sulle gambe, quindi poi sai, c'è una percezione sempre diversa da bordo ring poi rispetto a quello che è la televisione, quindi da qui si sente quanto poi i colpi sono realmente efficaci. Due sinistre e un destro. Rimane molto di più sui colpi Mancic, sì, alza la guardia e cerca di legare, di farlo stare più vicino possibile per non prenderne altri. Bello ancora questo montante sinistro che arriva al fegato dell'avversario. Qui una scorrettezza da parte di Mancic, prontamente richiamata dall'arbitro Raffaele D'Erasmo. Hanno perso di intensità i colpi del serbo, qui fa un bel lavoro di gambe Bicchi, che schiva e rientra con un gancio sinistro. E attenzione qua, Bicchi in difficoltà, ancora un gancio destro. Attenzione, in grave difficoltà Bicchi, incredibile. Ehi. Inaspettatamente Bicchi a terra, ha preso due colpi, è rimasto in piedi, ma veramente in grande difficoltà Bicchi. Viene contato Bicchi, veramente un colpo di scena colpaccio, in questo primo match della serata. Mancano 18 secondi. 18 secondi. Deve rimanere in piedi Bicchi. Vedi. Ci sta provando adesso Mancic, in grande difficoltà Bicchi. 10 secondi. Si aggrappa sul match veramente con tutto l'orgoglio che ha in corpo Bicchi. Viene veramente salvato, sì, è il caso di campana. Dire dalla campana, veramente. Guarda, vedi, come dicevamo prima, no? Con questi guanti piccoli da 10 once il colpo è sempre dietro l'angolo. Rivediamolo. Qui il montante, il gancio sinistro, ancora il gancio destro, tre colpi al volto. Abbassa la guardia. Mancic insiste nella sua azione, non gli sembra vero. Eh sì. Questo ci fa capire quanto poi, no, è imprevedibile questo sport, e quando anche un avversario che sembra ormai aver perso può cambiare le sorti del match veramente con un attimo. Eh già, è vero, è veramente, l'avevamo detto, sembrava un match in pieno controllo da parte di Bicchi. E sembrava soprattutto, Macic sembrava arrivato, stanco, no? Invece quanto ha visto, come si è subito rivitalizzato quando ha visto che il colpo è entrato. È chiaro, psicologicamente è cambiato assolutamente il match. Speriamo che adesso Bicchi abbia recuperato. Mario, il maestro Massai, all'angolo cercando di motivarlo il più possibile. È l'ultima ripresa e per fortuna
È chiaro, che, è chiaro che in queste situazioni il pugile perde tante delle sue sicurezze. È un momento molto difficile, veramente un momento difficile, perché poi un colpo così ti mette in difficoltà, soprattutto psicologicamente. Vediamo come interpreterà soprattutto questi primi secondi di quest'ultimo round. Bicchi ai punti sta nettamente vincendo il match. Certo che l'ultima ripresa è stato veramente a un centimetro dal baratro il nostro Bicchi. Vediamo come reagisce adesso. Sì, sembra aver recuperato, che prova ad attaccare. E qua ci prova adesso però Macic. Ha capito comunque che anche mentalmente il suo avversario è in difficoltà. Macic ha piazzato due ottimi colpi. Di nuovo invitato a tenere alta la guardia Bicchi, che appare in difficoltà anche in questo sesto round. Colpo di scena veramente inaspettato. Eh sì. Tiene un po' troppo teso il braccio sinistro Macic. Giustamente De Rasmo interviene. Adesso è diventato veramente una... un turn all'otto, questo match veramente. Sì, perché Macic ha capito la difficoltà di Bicchi e aspetta il momento giusto per infilare qualche colpo che diventa deleterio. Anche Macic chiaramente adesso si sta scoprendo, per cui veramente è un match in questo momento si è acceso e nessuno adesso vuole fare il passo indietro. Qua è entrato bene. Forza Simone, aggrappata al match con grande generosità. Bicchi cerca di portare a termine questa sesta ripresa. Manca un minuto e mezzo ancora. Macic cerca di portare questo destro ormai da tutte le direzioni, perché ha capito che quello è il colpo che mette in difficoltà Bicchi. Giustamente all'angolo gli dicono di girare dall'altra parte. Guarda quante volte Macic tira questo gancio destro, questo destro. Bello questo gancio destro di Bicchi. Sì. Che cerca la sua distanza migliore, la media distanza per colpire, per far prevalere la sua migliore tecnica, ma adesso conta il cuore. In avanti, ancora qui un buon montante di Macic, che comunque non è sicuramente un semplice collaudatore, un pugile che assolutamente che sta dicendo la sua. Ancora un bel gancio destro. Ha affidato la sua difficoltà e sta cercando di fare il colpaccio. 25 secondi. Eh sì, è un countdown. Deve arrivare fino alla fine in piedi Bicchi. Della fine del match. Certo. Ce la siamo vista brutta, nel senso che si è rischiato veramente di una sconfitta. Invece per fortuna è finito il match ai punti. Quattro round vinti. Diciamo che vinti da Bicchi, gli ultimi due, francamente, di cui uno probabilmente anche di due punti. Uno di due punti con l'atterramento, come da regolamento, no? Per cui vediamo quello che dicono i giudici adesso, come vedono anche l'ultimo round. Non ci sbilanciamo. No, si è svegliato Macic, si è svegliato giustamente quando ha imposto il knockdown e ha fatto un'ottima quinta, un'ottima sesta ripresa. Inizio coi brividi comunque, questa serata mondiale. Subito grandi emozioni. E noi che pensavamo di iniziare un po' in sordina, no? Di scaldarci piano piano, Giovanni. E invece siamo subito entrati nel vivo della serata. Grande serata comunque, come anticipato, siamo in diretta sul canale YouTube ufficiale della FP e poi andremo anche su Gazzetta.it e Sport Italia. Ecco qui le foto di Ritto, comunque un'ottima prestazione, può tornare a casa più che soddisfatto Nicola Macic, un po' meno Bicchi, perché comunque al di là comunque del verdetto rimane un epilogo un po' controverso. Il verdetto vince questo incontro ai punti. L'angolo rosso, Simone, Super Simo, Bicchi.
E allora viene assegnata la vittoria ai punti all'angolo rosso. Simone Bicchi ci sta, insomma, certo ci ha fatto penare. Gli ultimi due riprese sono state veramente due round da incubo per Simone Bicchi. È bastato un attimo prendere quella combinazione di colpi al volto per far cambiare gli esiti di un match che sembrava abbastanza indotto verso un successo facile da parte del pugile toscano residente a Civitavecchia. Adesso ancora qualche istante daremo la linea a Tommaso Cavallaro, che intervisterà Simone Bicchi. Ricordiamo che siamo in diretta streaming sul sito www.gazzetta.it e sul canale ufficiale YouTube della Federazione Pugilistica. E noi poi riprenderemo la linea per il commento del di un altro match del sottoclù, quello che vedrà impegnato Yuri Lupparelli, che affronterà sulla distanza delle sei riprese Slajan Dragisic, pugile serbo. Sarà un match importante per il nostro Yuri Lupparelli, un altro pugile imbattuto della serata. Questa sera combattono tutti i pugili imbattuti all'angolo rosso: Simone Bicchi, Lupparelli, Damiano Falcinelli, poi dopo Camili e appunto il nostro Magnesi. Diamo la linea a Tommaso Cavallaro. Stefano, grazie Giovanni, siamo qui con Simone Bicchi appena sceso dal ring. Allora Simone, mi ha dato l'impressione che i primi quattro round li hai gestiti molto bene, belle combinazioni, un bel allungo col jab. Nel quinto c'è stato quel momento particolare, sei andato al tappeto, ti sei ripreso bene e hai portato a casa una bella vittoria contro un bel avversario. Complimenti a Nicola Mancic. Allora aspettiamo intanto noi che si senta l'intervista del nostro Simone Bicchi. Ecco qua. Dicevo, match comunque equilibrato, sono 11 mesi e comunque non salivo nel ring, e nel pro sono veramente tanti per causa chiaramente del Covid. Avevo avuto l'occasione di combattere d'estate, abbiamo preferito aspettare per un discorso di preparazione, un discorso di lavoro, comunque vari motivi che ci sono dietro, poi ho pugilato pro in Italia che tutti sappiamo. Comunque è andata bene, sono contento, comunque ho retto sei riprese abbastanza bene, c'è stato quel momento di disattenzione che purtroppo nel pugilato pro ti punisce. Sono stato comunque bravo, diciamo, a incassare, ho accusato per quello che può essere bene e sono ripartito vincendo poi comunque, a parte quel momento, vincendo bene le riprese, che comunque mi serve perché sei riprese era giusto farle fino in fondo. Comunque le hai fatte fino in fondo, Simone, complimenti, bella vittoria. Stai qui con me un secondo, certo, perché io sto per ripassare la linea a Stefano Buttafuoco e a Giovanni De Carolis per il secondo match di serata, che vedrà impegnato il Yuri Lupparelli. A te Stefano. Allora comunque complimenti allora al nostro Simone Bicchi, vincitore di questo primo match. Adesso il secondo match di sottoclù della serata, che vedrà impegnati Yuri Lupparelli, peso medio al peso 73,7 contro Slajan Dragisic, un pugile serbo. 5 vittorie, 21 sconfitte e 2 pari per Slajan Dragisic. Allora, di Yuri Lupparelli cosa possiamo dire? Un pugile romano di 31 anni, si allena alla Roma Box Torre Angora, al suo angolo sarà seguito dal maestro Alessandro Elmoedi, Umberto Mazza, Sandro Casamonica e Mirko Corbotti. Una buona carriera da dilettante, non tanti match ma una sola sconfitta, 24 incontri ed una sola sconfitta, un percorso sfortunato caratterizzato da una serie di infortuni, si è rotto sia la mano che la gamba, poi subito il passaggio da professionista nel 2017, il suo obiettivo il titolo italiano. Ecco, cosa ci puoi dire di Yuri Lupparelli? Yuri Lupparelli lo conosco molto bene, è un pugile da un fisico statuario, molto alto nella categoria. È un ragazzo motivatissimo, è un ragazzo che può aspirare al titolo italiano e anche più, quindi speriamo che adesso la sfortuna se ne vada. E già, noi l'abbiamo intervistato prima di questa serata, il suo prossimo obiettivo chiaramente dopo il match di questa sera è quella di battersi comunque per un titolo interlocutorio prima della sfida valida per il titolo italiano. Si parla di un titolo del Mediterraneo WBC, vediamo, chiaramente una carriera
che Yuri Lupparelli sta pianificando con il suo manager Davide Buccioli. Ha 31 anni Yuri Lupparelli, 5 incontri da professionista, 5 vittorie e 2 per KO. Insomma, fino adesso un record immacolato, il debutto tra professionisti nel 2017, vittoria punti contro Giuseppe Rauseo, l'ultimo match il 21 giugno del 2019, quindi anche lui non combatte veramente da tanto tempo. E abbiamo visto anche nel match precedente di Bicchi quanto complicato sia per un pugile rientrare a combattere dopo un lungo periodo di inattività, in questo caso chiaramente causato soprattutto da questa maledetta pandemia. Lasciamo la linea a ring announcer Valerio Lamanna per la presentazione del match. Con un record professionista formato da 29 incontri disputati per il Rocky Boxing Team da Nis, Serbia, Dimitri Georgievic. Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 73,7 kg, in pantaloncini bianco, rosso, neri, con un record professionista formato da 5 vittorie, 2 delle quali per KO. Li accompagna all'angolo da Alessandro Del Mueti ed Umberto Mazza. Per la BBT Production, da Roma, Italia, The Prince, Yuri Lupparelli. Allora, tutto pronto per questo secondo match della serata. All'angolo rosso il nostro Yuri Lupparelli, pantaloncini bianchi con una striscia laterale nera, l'angolo blu c'è Slajan Dragesic, pugile serbo, 5 sole vittorie e 21 sconfitte. Insomma, un match di rientro per Lupparelli, in cui dovrà soprattutto dimostrare di poter ambire a qualcosa di importante nei prossimi mesi della sua carriera. C'è una grossa differenza tra l'altezza dei due pugili, fisico roccioso da parte di Dragesic. Eh sì. Fisico longilineo per il nostro Yuri Lupparelli, che già sfrutta bene il suo allungo con un sinistro veloce. Lui si definisce un pugile tecnico che fa male, quindi insomma, pugile perfetto. Sì, sì, no, ma è così, è così. Yuri è un fisico longilineo e sfrutta bene questo allungo. In più, ripeto, con questi guanti, diciamo che tutti gli atleti sono duri. In più, chi ha anche il pugno risolutore diventa quasi soporifero. Allora, centro del ring per Lupparelli. Grande allungo il suo. Mezzo chilo di differenza comunque, Lupparelli al peso 73,7. Sì, sembrano due categorie diverse però, eh. È vero, molto più basso Dragesic. Sì, intendiamoci, non perché l'altezza voglia dire tanto, ci sono tanti campioni del mondo che nella loro categoria non sono altissimi, non sono dei vatussi, immaginiamo anche per esempio Alvarez, no? Canelo. Però diciamo che ecco, ci sono delle armi in più che si possono sfruttare, e Yuri questa sera sembra che le sappia sfruttare molto meglio, già da come è partito nel primo round. Molto chiusa la guardia di Dragesic, chiaramente sente questa diversità soprattutto di velocità a favore del nostro pugile. Bravo qui con il gancio sinistro a bloccare l'azione di attacco di Dragesic. Bravo qui invece Dragesic, che ha lavorato bene con 3 colpi partendo dal basso verso l'alto. Quindi
gli casca un po' addosso. Dragesic dovrebbe lavorare forse un po' più anche con il montante, quello è anche l'invito che gli stanno facendo dall'angolo al nostro Yuri Lupparelli. Sì, diciamo che quando un avversario più basso va indietro si mette un pochettino quasi in trappola, a meno che non abbia tatticamente preparato qualcosa di particolare. Quindi se appena Yuri riesce a trovare il tempo giusto può essere veramente efficace. Primo round di studio, comunque qualche buon colpo da parte di Lupparelli, ma insomma ecco, il match deve ancora decollare, ma ci siamo appena ripresi d'altra parte dalle emozioni del match precedente, quello di Simone Bicchi che veramente stava rischiando di perdere un match importante per il proseguo della sua carriera. Questa è la dimostrazione di come veramente in questo sport un colpo, un attimo di distrazione possa far cambiare tutto. Si pianificano, no? Sono tante strategie prima del match con il proprio maestro e poi però vai su e ci stai solamente tu contro il tuo avversario. Sì, ogni colpo poi può cambiare anche le dinamiche, no? E quindi uno deve avere un piano A, un piano B e un piano C. Seconda ripresa, round 2. Marco Pacor è l'arbitro di questo match. Vediamo qua adesso Lupparelli se si inizierà a serrare un po' i tempi questo secondo round. Qui prova subito con un bel montante, sembra un po' più decisa l'azione di Lupparelli. Sì, dall'angolo il maestro Movetti gli ha dato delle indicazioni ben precise e sembra partito determinato Yuri a cercare di metterle a segno. Giustamente all'angolo gli consigliano di mantenere la distanza, di stare cioè la distanza congeniale per Yuri per riuscire a colpire il suo avversario da tutti gli angoli. Pugile che abbiamo detto della Roma Box Torre Angela. Maestro Alessandro Ormoedi sta facendo un gran lavoro comunque, tanti pugili stanno venendo fuori da questa palestra, vero Giovanni? Sì, vedremo anche dopo Camilli, sempre della sua palestra, tanti ragazzi che stanno ottenendo ottimi risultati, ne sentiremo parlare a lungo. Allora, vediamo intanto qui Lupparelli che cerca un po' di serrare i tempi contro un avversario che comincia ad accusare un po', sì, la maggiore tecnica, la maggiore velocità del suo avversario. Bello qui questo colpo diretto al tronco da parte di Lupparelli. Sì, questo è un match che può finire prima del limite. Se Yuri continua ad essere così incalzante, non so quanti altri round può durare il suo avversario. Continua ad andare indietro, reagisce con dei colpi sporadici e... Sì, non trova assolutamente la distanza. Sì, ripeto, Draghi, come è successo prima, bisogna stare sempre attenti perché può cambiare subito, no? Certo, qui bravo, un match, ma ecco, come adesso, eccolo. Un bel gancio corto da parte di Dragisic, ma subito Lupparelli che prende il comando delle azioni. Due destre, qui lavora bene col montante sinistro Lupparelli, ancora lo mette all'angolo il suo avversario. Sì, perché poi il suo avversario porta i ganci senza guardare, no? Sì, a occhi chiusi. Solo se gli dice bene riesce a essere poi efficace. Sai, la cosa difficile anche quando ci sono questi match è che l'avversario... Se si chiude così in maniera ermetica diventa difficile riuscire a fare poi un bel match, no? Assolutamente, nel senso che chiaramente poi è impossibile incrociarlo perché comunque non porta colpi. Sì, poi vedi il fatto che comunque questo ragazzo sia molto fisicamente massiccio, bravo, si chiude, quindi diventa veramente ermetico. A senso unico anche questo secondo round, chiaramente a favore del nostro Yuri Lupparelli. Il match è previsto sulle 6 riprese.
Allora Giovanni, approfittiamo di questa breve pausa, velocemente, poi avremo modo di parlarne magari più a lungo. Questa sfida con Bauer sarà il tuo prossimo sfidante, no? Al titolo. Sì, 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 adesso il 30 novembre ci sarà l'asta, l'ennesima asta che andiamo a fare, le altre, a parte quella che avevamo perso con Zoe, che poi è stato annullato il match, la Buccioni Boxing Team ha sempre vinto l'asta, speriamo che anche in questa occasione riusciamo a portare il match a Roma. E già, chiaramente l'auspicio di tutti quanti noi appassionati di pugilato. È la terza ripresa, round 3. Ne parleremo magari in seguito. Torniamo al match di Yuri Lupparelli. Al suo sesto match da professionista, pugile imbattuto, 5 vittorie in 5 match. 2 vittorie per KO per Lupparelli. Questa sera davanti a lui c'è Srađan Dragišić, pugile serbo che fino adesso ha pensato soprattutto a non prenderle, portando pochi colpi ma difendendosi tutto sommato in maniera abbastanza ordinata. Ecco Giovanni, in questi casi quando giustamente dicevi tu, incontri un pugile dalla guardia così ermetica, no? Può essere comunque una chiave tattica quella di cercare di farlo un po' aprire, di farlo comunque lavorare di più, sì, di farsi attaccare per incrociarlo. Diventa difficile magari quello di farsi attaccare, però riuscire a fargli abbassare in qualche modo le mani lavorando al corpo o magari lavorando sia sopra che sotto, no? Un po' tra virgolette alla messicana. Però sono cose abbastanza complicate che poi rischiano di farti esporre a dei colpi. Comunque il suo avversario fisicamente è dotato, quindi non deve essere leggero di mani. Bravo qui Lupparelli comunque a tagliare un po' la strada sia al suo avversario. Sì, bisogna vedere quanto lui riesca a tenere le mani alte questa difensiva per 6 round. Questo bisogna vedere quanto è preparato lui. Eh già. La cosa intelligente di Yuri è che sta portando i colpi ma non li sta portando proprio al massimo. In questo modo riesce a capire una volta che il suo avversario è aperto quando poter affondare e mettere il colpo risolutore. È vero, sta lavorando in scioltezza, hai ragione Giovanni. Sì, si vede, lo guarda, è lucido, ha uno sguardo fisso dove vuole colpire, decide lui dove vuole andare, sta portando il match. Non ha mai forzato eccessivamente, non si è mai scomposto nella sua azione di attacco, sta nel controllo del match. Ha infilato un bel montante destro dentro, un altro ancora adesso corto. Ancora il maestro Muheti lo invita a lavorare dalla media distanza per cercare di portare tutti quanti i colpi a segno. Eccolo ancora con un montante, bravo. Continua a lavorare con quel getto, continua a lavorare con quel sinistro. Corre rapido, io, bravo. Una ripresa molto simile comunque alle prime due, qui Lupparelli. Bello adesso quel montante dopo, sì. Sì, un buon montante. L'idea è che non abbia mai comunque forzato eccessivamente la sua azione d'attacco neanche Lupparelli, sta un po' intraprendendo un match molto in scioltezza, senza, beh, considerando anche il fatto che come senza rischiare nulla anche. Che lui ha combattuto l'ultima volta a giugno nel 2019, tra l'altro nella stessa sera in cui ho combattuto io, no? E quindi è passato un bel po' di tempo e nonostante tutto questo tempo sta gestendo il match in maniera ottimale, non sta rischiando nulla, sta portando buone combinazioni. Allora dopo questo match salirà sul ring Falcinelli. Fuori i secondi, seconds out. È la quarta ripresa. Quarto round.
non ha sprecato colpi, ha lavorato con una buona continuità. Lupparelli non ha mai però forzato. Vediamo se in questi ultimi round darà un po' più di consistenza alla sua azione di attacco. Bravo, qui bella azione. Bravo qua, bella questa combinazione di colpi. Sì. Appena si è scoperto di un centimetro, Dragisic è andato incontro ai colpi di Lupparelli. Eh sì, vedi che come Dragisic cerca di fare qualche cosina, Iuri riesce ad entrare, quindi appena leva quella guardia ermetica comincia a prendere colpi. Come gli suggerisce l'angolo, dice di anticipare col sinistro per trovare la misura e cercare di aprirsi la strada. Si vede Dragisic che sanguina un pochettino dal naso. Eh sì, è stato sicuramente il montante di Lupparelli a lasciare il segno. Eh sì. Bello questo calcio sinistro. Sì, sì. Una bella combinazione. Bella combinazione, assolutamente pulita, è entrato in maniera decisa. Sì. Con un'ottima potenza. E questa è la distanza, stanno dicendo dall'angolo, che deve mantenere Lupparelli per esprimere la sua box più tecnica di quella del suo avversario. Montante sinistro e diretto destro per Lupparelli, ancora al centro del ring a comandare le azioni di attacco. Bello questo sinistro, il passettino indietro e poi rientrato con il diretto destro. La migliore ripresa questa per Lupparelli. Sì, ha azzeccato la distanza, ha portato i colpi con molta eleganza, quindi la più bella ripresa adesso dell'incontro questa da parte di Iuri. Ancora due volte col montante. Ancora il montante destro questa volta. Si appoggia un po' su di lui il suo avversario e fa bene a lavorare Lupparelli con il montante. Visibilmente stanco l'avversario di Iuri. Sta un po' calando anche fisicamente. E insomma, il match ha preso un orientamento deciso verso il nostro portacolori, Iuri Lupparelli. Sicuramente la migliore ripresa per lui era la quarta. Ancora sì, due riprese. Non ha perso un round, questo è stato quello più incisivo rispetto agli altri. Mai match in bilico fino adesso, quindi vediamo quello che succede adesso nel quinto round. All'angolo il suo avversario lo vedo visibilmente stanco. Eh sì. Insomma Giovanni, peccato insomma per questa sfida, no, che hai dovuto rimandare. L'importante è stare sempre lì, ai vertici. Poi tu sì, sei un grande atleta, no? sei sempre pronto. Per te ogni data va bene per salire sul ring. Sì, anche perché, ecco, ripeto, questo è un momento difficile per tutti, quindi sarebbe stupido lamentarsi, no, di tutte queste pause. Noi siamo sempre pronti. È la quinta ripresa, fa un bel lavoro con la mano avanti Iuri. Eh sì, infatti stavamo appunto notando quanti colpi stia portando con quel sinistro. Bravo. Sì, qui perché poi alterna le linee, mette diretti, montanti lunghi, quando tocca poi infila il diretto destro. Quanto è importante il sinistro, no? Il colpo comunque che ti permette poi di accorciare la distanza, di preparare tutta quanta la tua azione di attacco. Dicono che sia il colpo principale nel pugilato, ti apre la strada e può essere anche il colpo veramente anche risolutore. Adesso c'è stata qualche scaramuccia tra i due pugili nel frattempo, che l'arbitro ha prontamente redarguito. Eh sì, è un bel colpo di sbarramento questo sinistro di
di Lupparelli, spesso poi doppiato dal destro, o il montante destro o il diretto destro. Sì, perché oltre a dargli la distanza gli dà anche il tempo. E bravo è a fare questi passettini indietro, perché poi il suo avversario, ecco, vedi, bravo qui anche a accorciare il Dragišić. Ma Lupparelli, in maniera molto abile, con quel passettino indietro riesce a togliergli la distanza e a rientrare spesso con il montante destro. L'angolo invitano a pressarlo, invitano a chiuderlo, quindi da passare dalla media distanza a cercare di portare più combinazioni quando il suo avversario è visibilmente fermo adesso con le braccia, quindi Juri ne può approfittare. Eh sì, guardia alta per Dragišić e poi sempre quindi a girare intorno, cerca sempre di chiudere come può. Quando è così diventa veramente difficile, no? Quando è un avversario incollato e non te lo riesce a togliere. Giustamente l'angolo dice di non starci alla corta distanza per evitare che il suo avversario lo possa legare. Ancora due round, qualche secondo per la conclusione del quinto round. Bravo che a doppiare bella questa sinistro. Combinazione, sì, quel gancio destro è entrato ben due volte in questo round, montante sinistro e diretto destro. Questa è stata la combinazione di questa quinta ripresa. Bello anche il movimento delle gambe di Juri. Ha concluso bene questa ripresa, sì, la sì. Prima parte è un po' più statico Lupparelli, un'altra ripresa, ecco qui, bravo molto a schivare i colpi dell'avversario. Comunque ha sprecato pochissimi colpi il nostro Lupparelli, ha combattuto con grande sicurezza. Ultima ripresa, allora Giovanni. Un altro match comunque in dirittura di arrivo, ci avviciniamo poi al clou della serata, a questo mondiale di Michael Magnesi. Che grande chance per Magnesi, eh? Un'occasione veramente unica, finalmente un'altra volta un mondiale in Italia e sono emozionatissimo, non vedo l'ora di vederlo. Allora, concentriamoci su questo sesto round, Juri Lupparelli. Parte subito bene con le combinazioni, con i colpi diretti, sciolto. Ah, montante destro e gancio sinistro portati con un ottimo tempismo. L'impressione è che il pugile serbo attacchi un po' per difendersi, nel senso cerca un po' di accorciare la distanza, far passare questi ultimi due minuti di un match di sacrificio. Cerca una volta che Juri non porta più colpi di andare vicino per legarlo, non per lavorare, che è visibilmente stanco, quindi sta cercando di arrivare alla fine dei sei round senza troppi danni. Comunque Lupparelli ha confermato tutte quante le sue qualità tecniche fino a questo momento. Un buon match di rientro per Lupparelli, sicuramente pronto per un match titolato.
Sì, ripeto, anche lui come Bicchi prima è stato lontano dal ring parecchio tempo, quindi stiamo sempre parlando di più di un anno di fermo, e nel professionismo è veramente un problema questo, specialmente. Eh sì, l'ultimo match è il 21 giugno del 2019, quindi quindi veramente tanto tempo fuori dal clima anche di un match ufficiale. Bello il calcio sinistro. Bello questo montante destro seguito dal gancio sinistro. Luparelli che rimane lì alla corta distanza, alla distanza del suo avversario, ma sta a fare un po' tutto questo Luparelli, un ottimo pugile, ci sì, sta. Sì, lavora bene su tutte le distanze. Sì, pugile completo, veramente. Buona continuità di colpi per Luparelli, qui attenzione a non fare poi l'errore di Bicchi e di non sottovalutare il suo avversario, che comunque fino alla fine vuole rimanere nel match. Qui è un bel gancio sinistro di ancora di Dragic. Sì, non molla. Ed è la fine di questo sesto ed ultimo round. Un round comunque per il nostro Yuri Luparelli, che ha vinto un po' tutte quante le riprese. Un buon rientro, come giustamente hai avuto modo di commentare anche tu. Più di un anno lontano dal ring, ma tutto sommato un rientro positivo per Luparelli. Adesso attenderemo il verdetto. Sì, mi è piaciuto molto questo rientro, ha lavorato bene Luparelli in scioltezza, ha seguito le indicazioni dell'angolo e ripeto, dopo più di un anno d'assenza è stato un ottimo modo per tornare sul ring. Pugile della Roma Box Torre Angela, il maestro Alessandro Ermoedi ha lavorato bene su questo ragazzo di 31 anni, pugile completo, tecnico, ma anche dotato di un buon pugno. Ed ecco qua il verdetto. Vince questo incontro ai punti The Prince Yuri Luparelli. Eccolo qua la vittoria di Yuri Luparelli all'angolo rosso, The Prince, il soprannome per questo pugile romano. Seconda vittoria, diciamo, della serata dopo quella di Bicchi. Sesta vittoria per Yuri Luparelli. E adesso daremo nuovamente voce al nostro studiolo che abbiamo approntato qui a pochi metri dal ring. E Tommaso Cavallaro farà un paio di domande prima poi di lanciarsi nel clou della serata con il collegamento anche a Gazzetta.it e a Sport Italia. Diamo la linea allora a Tommaso Cavallaro per una rapida intervista a Yuri Luparelli. Eccolo qua. Linea Tommaso Cavallaro. Perfetto. Grazie mille Stefano, grazie Giovanni. Sono qui con Yuri Luparelli, tengo io il microfono perché come vedete evidentemente ai guantoni. Yuri. Sì, scusate, se ho anche il paradenti. Vabbè, fa molto pugilato, vedo. Yuri, un bel match, sì. Un bel avversario, stava molto chiuso, tu belle combinazioni, è stata la grande secondo me il jab, come al solito, un bellissimo allungo, sì, credo abbiamo soddisfatto comunque. Diciamo, dai, abbiamo fatto la prima ripresa, giusto ce lo siamo studiato con il maestro, non avevamo visto match, però avevamo visto che un avversario esperto, perché all'attivo non so, 27-29 match, non è mai andato per terra, ho visto il suo record, però diciamo siamo soddisfatti del verdetto. Questo è. Volevo ringraziare solo Davide Buccioni, il mio manager, per questa bellissima serata, perché nonostante tutto, sai, la situazione del Covid e tutto quanto, ha organizzato un mondiale qui a Fondi
e voglio ringraziare lui. E voglio fare un altro ringraziamento, perché tutti ci dicono a noi pugili: bravi, siete bravi, grazie, grande, grande match. Ma vorrei ringraziare il maestro Alessandro Almoedi, che lui ci dedica tutto. Quindi se io ho vinto anche lui, e un grazie va anche a lui. Ovviamente lo salutiamo Sandro, io ti faccio veramente tanti complimenti, il record è ancora in tonso ovviamente, prossimo step immagino, pensi al titolo italiano? Sì, pensiamo intanto a questo match, a questa bella vittoria, poi con il manager vediamo quello che viene fuori. Ti lascio al tuo meritato riposo, Stefano, Giovanni, a voi la linea, a breve il collegamento anche su Sport Italia e Gazzetta.it, a voi la linea. FP 2020, categoria pesi Super Gallo, tra Eti Camili ed Alex Ferramosca, e soprattutto l'incontro valevole per il vacante campionato del mondo IBO categoria pesi Super Piuma tra Patrick Chinigamazzi e Michael Magnesi. Ricordiamo che siamo in attesa del collegamento con Sport Italia, che trasmetterà in diretta la main card di questo evento. Ricordiamo, un evento organizzato in co-promotion dalla BBT Production di Davide Buccioni e Laura Raffaele e della AEB Events di Alessandra Branco, con il sostegno di Le Cinema Caffè di Roberto Massarone. Ricordiamo la grandezza e la valenza di questo evento, un campionato del mondo. Manca in Italia da 9 anni e mezzo. L'ultimo match disputato è stato quello tra Andrea Sarrizu, che sfidò il campione in carica, il sudafricano Moruti Mtalane, l'ultimo campione del mondo del pugilato italiano. Lo abbiamo qui a bordo ring, ed è il nostro Giovanni De Carolis, che è anche il co-sfidante al campionato d'Europa della categoria, che vi parla dal palazzetto dello sport di Fondi, comune e provincia di Latina. Per me è veramente un privilegio questa sera accompagnarvi in una serata di box che non è esagerato presentare come storica, se è vero che tra poche ore salirà sul ring un pugile italiano che cercherà di conquistare un titolo mondiale, più precisamente il vacante titolo mondiale IBO dei pesi super piuma. Sono 35 pugili italiani campioni del mondo
vale la pena ricordarli: Primo Carmera, Mario Tacata, Duilio Loi, Sandro Mazzinghi, Tore Burruni, Nino Benvenuti, Sandro Popolo, Bruno Arcari, Carmelo Bossi, Franco Udella, Rocky Mattioli, Vito Antuofermo, Lori Stecca, Patrizio Oliva, Gianfranco Rosi, Sumbu Calambai, Maurizio Stecca, Francesco Damiani, Valerio Nati, Campbell Bulalì, Massimiliano Duran, Mauro Galvani, Giovanni Parisi, Silvio Branco, Vincenzo Dardiello, Alessandro Duran, Luigi Castiglioni, Michele Piccirillo, Agostino Cardamore, Vincenzo Cantatore, Stefano Zoff, Antonio Perugino, Cristian Sanavia, Giacobbe Fragomeni e Giovanni De Carolis. Ci ho messo un po' che sta qui con noi. Allora, commento tecnico d'eccezione, Giovanni, che match sarà? Ma è sempre un match valido per il titolo mondiale, quindi un match aperto a tutte quante le soluzioni. Mi aspetto un Michael in grandissima forma e non vedo l'ora di commentare questo bellissimo evento. E non vediamo tutti quanti noi l'ora di commentare e fare il tifo per Michael Magnesi, ma prima una fight card d'eccezione questa sera. A salire sul ring innanzitutto Damiano Falcinelli al peso di 72, angolo rosso, contro Idiozan Matos, pugile brasiliano residente in Abruzzo. Insomma, una fight card veramente di qualità, degna di un main event straordinario, Giovanni. Sì, assolutamente sì, abbiamo già visto altri due match interessanti di Bicchi e di Lupparelli, adesso vediamo Damiano Falcinelli in questo match che si preannuncia elettrizzante. Damiano è un pugile che piace perché attacca, è dotato di un'ottima aggressività, quindi ci divertiremo anche qui. Pugile romano di 27 anni, come da te anticipato, da dilettante 31 match con due sole sconfitte, secondo agli assoluti, da professionista imbattuto dopo 12 match, prossimo alla sfida per il titolo italiano di categoria. Si allena alla Team Box Roma 11, nella palestra dove ti alleni anche tu, Giovanni De Carolis, per cui veramente il tuo commento questa sera per questo match sarà veramente il migliore possibile. Ma Damiano lo conosco da quando ha iniziato a fare pugilato, è sempre stato un pugile generoso, volenteroso, quindi si merita veramente il meglio e raccogliere i frutti di quello che ha seminato da tanto tempo. In più all'angolo ha una guida come Italo che è per noi una figura fondamentale. Allora, lasciamo la parola alla ring announcer della serata, Valerio Lamanna, per la presentazione del match. Signor Fabio Angileri da Roma, all'angolo blu, al peso di 70 kg e 600, in pantaloncini azzurri, con un record professionista formato da 55 incontri disputati, 36 vittorie per lui, 30 delle quali per KO, 19 sono le sconfitte. Già campione Fede Caribe WBA categoria pesi welter, già campione WBU per la categoria pesi medi, per il BXG Boxing Club da Caldeirão Grande Brasile, residente a Lanciano Chieti, Shibata Idiozan Matos Silva. Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 70 kg e 200, in pantaloncini bianco tricolori e con un record professionista formato da 12 vittorie, 5 delle quali per KO, già vincitore del torneo delle cinture WBC FP 2018, e accompagnato all'angolo dal suo maestro Italo Mattioli, per la BBT Production da Roma, Italia, Damiano de Roma Moica Falcinelli. Atmosfera elettrica questa sera qui al palazzetto di Fondi, non c'è pubblico, però è la tensione veramente delle grandi serate di box. Allora vediamo questo primo match della serata, Damiano Falcinelli contro questo pugile brasiliano residente a Lanciano in Abruzzo. È un pugile mancino, ha un ottimo score, ha vinto 36 volte nella sua carriera professionistica, è stato anche campione del Federcaribe WBA, campione di interim WBU, insomma un pugile che ha fatto tanta attività. Dall'altra parte però abbiamo uno dei pugili più generosi e spettacolari veramente del panorama professionistico italiano. Sì, assolutamente, Damiano è veramente uno dei prospect da tenere sott'occhio. Il suo avversario, una bella fisicità, si preannuncia un match molto combattuto questo, sì. Assolutamente, angolo rosso per Damiano
Falcinelli, pantaloncini bianchi, dall'altra parte all'angolo blu, appunto, come ricordato, Idiozan Matos, pantaloncini blu scuri. Il match è previsto sulle 6 riprese chiaramente da 3 minuti. La categoria è quella dei pesi super welter. Mancino è sempre un avversario veramente difficile da leggere, perché mentre un mancino è abituato a lavorare sempre con, o quasi sempre, con i guardia ortodossa, per un guardia ortodossa lavorare contro un mancino diventa un po' più complesso. E certo, anche fare lo sparring, no, in preparazione di un match con un mancino diventa tutto un po' più complicato. Molto più complicato. Io ho fatto il mio ultimo match contro un mancino e mi sono trovato in grande difficoltà. Parleremo poi chiaramente dei tuoi prossimi impegni, del tuo prossimo impegno molto molto importante, ma concentriamoci adesso sul match di Falcinelli. È partito con grande personalità, dobbiamo dire, il pugile brasiliano. Sì, sì. Molto mobile sul tronco, più lineare Falcinelli, che sta lavorando bene con braccio sinistro. Qui un bel diretto sinistro appunto del brasiliano che va a segno. Match pericolosissimo comunque per Damiano Falcinelli, contro pugile che ha alle sue spalle tanti e tanti match, molti più di lui. Sì, l'esperienza vuol dire veramente tanto nel pugilato. Addirittura, Giovanni, riuscire. L'esordio per Matos nel 2005. Sai, poi guarda, ci stanno anche tanti pugili che nonostante non siano proprio più giovani, riescono comunque a mantenere una buona fisicità e con tutta l'esperienza che hanno acquisito negli anni sono sempre molto 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 pericolosi, e fino adesso Matos si sta dimostrando veramente, come diciamo in gergo, un omaggio. Ecco, adesso è partito molto da lontano. Eh sì, un po' fuori tempo sicuramente. Comunque gli ultimi 4 match per Matos, 4 vittorie e poi un periodo di inattività. Rientra sul ring dopo quasi 5 anni. E lo fa contro un pugile di grande qualità come appunto il nostro Damiano Falcinelli. Damiano, come qualità di Damiano, è quella che quando prende dei colpi dopo diventa veramente incisivo. Cioè uno che quando prende il calzotto dopo diventa quasi un diavolo, eh? Eh sì, qua scambi feroci tra due pugili. Eh sì, sì, sì. Incroci decisamente pericolosi per entrambi i protagonisti di questo match, che è partito subito con grande intensità. Eh sì, in questa parte finale Damiano ha capito che questo colpo l'ha sentito, secondo me, Matos alla fine. E questo è il colpo che probabilmente assegna questo primo round proprio al nostro pugile. Fino adesso era stato un match tutto sommato abbastanza equilibrato. È stato combattuto. Matos nella prima parte è stato anche abbastanza insidioso. Poi nell'ultima parte, metà ultima parte della ripresa, Damiano ha cominciato a pressarlo a dovere. Un po' scomposto il pugile brasiliano in certi frangenti è apparso in questo primo round. Sì, perché carica i colpi e ci casca, forse è troppo fiducioso di andare a segno. Damiano sta entrando nel match e in quest'ultima parte della ripresa ha fatto capire, insomma, di che pasta è fatto. Che serata questa sera comunque, Giovanni. Tra l'altro una serata trasmessa su Sport Italia, su Gazzetta.it, insomma grande visibilità per la box italiana, e poi questo incontro storico che vedrà impegnato il nostro Michael Magnesi. Ma ci arriveremo piano piano. Gustiamoci intanto questo match di Damiano Falcinelli, il secondo round, Falcinelli contro Idiozan Matos. Si parte un po' da dove si era finiti subito. Ogni volta che Damiano prende il colpo dopo si cerca di attaccarlo, a volte anche magari deve stare attento alla reazione, a non essere incrociato, ma vedi proprio il cambio di ritmo da parte sua. Sta accettando, diciamo, questi ritmi abbastanza
folli da parte del brasiliano. Forse non deve farsi un po' troppo trasportare dalla sua generosità, dovrebbe ragionare forse un pochino di più. Sembra entrambi abbiano questo tra virgolette difetto di farsi trasportare, nel senso che Damiano quando prende la marcia giusta diventa veramente difficile da fermare. C'è da dire che Matos dall'altra parte non ci sta a prendere colpi e quindi cerca di replicare come può. Incontro comunque tutto sulla corta distanza fino adesso. Ha il suo da fare. Guarda, l'arbitro Fabio Angileri. Se Damiano lo pressa a mestiere per un altro po' può mettere Matos in grave difficoltà dal punto di vista di resistenza. Sì, l'idea è quella di un match che finirà prima del limite, ma vediamo. Fino adesso veramente tanti scambi feroci come questo. Sì, bravo Falcinelli a mettere all'angolo il pugile brasiliano in difficoltà, due montanti. Sì, Matos in difficoltà. Grande difficoltà Matos, bravo Falcinelli a accelerare la sua azione di attacco. Sì. Li ha sentiti i colpi, vero Giovanni? Sì, l'ha sentito Matos, l'abbiamo sentito anche noi, poi abbiamo sentito anche Damiano molto carico e adesso vediamo quello che succede, ma a meno che Matos non abbia già recuperato, Damiano continuerà a spingere sull'acceleratore, come giusto che fa. È un grande fighter questo brasiliano, ha cercato di giocarsi subito le sue chance. Falcinelli è stato bravo però a incrociarlo grazie alla sua maggiore precisione nei colpi. Ancora qui, sì, una combinazione. Quando parte quarto parte così, ecco qua, a terra il pugile brasiliano dopo questa azione potente di Falcinelli. Viene contato il pugile brasiliano, vediamo se ce la farà a continuare. Ci prova, l'idea è che sia in grande difficoltà. Secondi, sì. Bravo Falcinelli qua a mantenere anche la lucidità e non sprecare i colpi. Combinazione a due mani per Falcinelli. Bravo qui a lavorare anche al tronco. Ha lavorato bene, sembra. Grandissima difficoltà il pugile brasiliano che rimane lì sulle corde. Mancano questo non è un segnale di 10 secondi, vediamo se riesce a finire il round. Tanti colpi veramente per Falcinelli, ne sta anche sprecando molto pochi. Ancora qui Falcinelli e finisce la ripresa veramente in maniera proprio sull'orlo del knockout. Grande ripresa questa per Falcinelli, una prima ripresa di studio terminata però già comunque con un avvisaglio, con quel diretto destro con cui aveva incrociato il brasiliano proprio sul gong della prima ripresa. Questa seconda ripresa poi nettamente dominata da Falcinelli, che ha fatto prevalere la sua maggiore tecnica, la sua maggiore precisione dei colpi. Insomma, un secondo round tutto quanto a favore del nostro pugile. La ripresa da due punti sicuramente per Falcinelli ed un match che ha preso una piega assolutamente ben definita. Dopo questo incontro, Giovanni, avremo un match valido per il trofeo delle cinture, la categoria è quella dei pesi super gallo, e vedrà impegnata Mohamed Camilli contro Alex Feramosca, un gran bel match di questo trofeo indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e finalizzato un po' alla ricerca del talento. Guarda come è cambiato il match dall'inizio, Damiano che adesso si è messo in fase offensiva. Deve stare sempre attento a questi colpi di larghi portati da Matos, ma se riesce a stare ancora così alla corte e a portare quelle serie come prima, difficile che Matos finirà questo round. Comunque attenzione alla generosità del brasiliano. Sì, bisogna stare sempre molto molto attenti, perché comunque anche lui... Bella ancora il montante, ancora una volta quel montante destro di Falcinelli, trova impreparata la guardia di... Matos che va di nuovo. Grande difficoltà il pugile brasiliano, un nuovo conteggio per lui. Falcinelli che acquista fiducia e forza. Sì. Vedi che non ci sta il brasiliano comunque. Lo sta aspettando un po' come uno squalo. Falcinelli vuole chiudere questo match. Sì. Comunque sta confermando tutto quello che è di buono veramente. Si sa di lui, pugile dalla grande generosità e che fa soprattutto anche divertire molto. Sì, è un pugile exciting sotto ogni aspetto, piace il pugilato alla corta distanza, è molto generoso e questa è la sua caratteristica migliore, credo. Poi ripeto, nel momento in cui prende colpi,
cambia totalmente, mette il 100% in ogni azione che fa. Non si stanno fermando un attimo, comunque è un'azione incessante da parte di tutti e due i pugili. A guadagnarci è chiaramente lo spettacolo e tutti noi qua che stiamo seguendo questo match, questa splendida serata di box. Ancora qui lavora bene con i montanti. Sì, abbassa anche forse troppo la testa Matos, sembra, vedi, sull'orlo di fermarsi. Eccolo qua, si piegano ancora le ginocchia del brasiliano. Un altro conteggio, l'idea è che proprio fisicamente stia un po' cedendo. Ha provato un po' a giocarsi le sue chance nei primi round ed è la fine del match. Bene fa l'arbitro dell'incontro, Fabio Angileri, a interrompere l'incontro. Match che era diventato a senso unico. Una vittoria convincente per Damiano Falcinelli, peso romano, peso super welter romano di 27 anni, al suo 13° incontro. E sono 13 le vittorie per lui. Prossimo probabile sfidante al titolo italiano, lo possiamo dire? Beh sì, adesso ne ha fatta di strada e assolutamente può affrontare il titolo italiano senza alcun dubbio. Poi ripeto, è un ragazzo serio, è un ragazzo generoso dal punto di vista di allenamento, quindi assolutamente sì. E intanto lanciamo la pubblicità e ci rivediamo tra pochi istanti. Allora, questo incontro per KO tecnico a 2 minuti e 10 secondi della terza ripresa. Vittoria per KO tecnico per Damiano Falcinelli. Vittoria per KO tecnico, quindi, per Damiano Falcinelli al suo 13° match, 13 vittorie. Una vittoria assolutamente convincente. Intanto riprendiamo la linea. Vittoria quindi per KO tecnico per Damiano Falcinelli. 13esima vittoria in 13 match. E adesso nell'attesa che Tommaso Cavallaro faccia qualche domanda a Damiano Falcinelli, Giovanni, allora ci parli un pochettino di te, del tuo grande impegno contro il tedesco Bauer, un match importante quello che stai per sostenere. Ma sì, adesso vediamo, il 30 novembre ci sarà la gara d'asta, no? Per vedere chi organizzerà l'incontro. E adesso il nuovo sfidante dopo Bursa, che è questo Leon Bauer, e vediamo ecco quale sarà la data, dove combatteremo. Spero tanto di combattere in Italia. È un match, è un titolo europeo, quindi un match impegnativo su tutti gli aspetti. Assolutamente. La speranza è di vedere questo grandissimo match qua in Italia, di poterlo magari seguire e commentare insieme. Intanto siamo in attesa, ecco, diamo la linea a Tommaso Cavallaro dal nostro studio per l'intervista a Damiano Falcinelli. A te la linea.
a terra lì. Stefano, sono qui con Damiano Faccinelli, si vede anche il maestro Italo Mattioli. Damiano, hai fatto diventare semplice un match secondo me molto complicato. Sì, era duro. Matos era veramente, veramente un grande avversario. Sì, è un grande avversario, soprattutto visto che Mancino è abbastanza scomodo. Però in realtà non l'ho trovato così troppo scomodo. Era pesante, cioè il colpo quando arrivava lui puntava molto sul colpo secco. Si vede che l'aveva studiato così il match. Però no, mi sono divertito. È stato un grande, un vero guerriero anche lui. Vero guerriero, si vede dal record. Insomma, 13. Adesso Damiano, il tuo rimane in tonso, tutte vittorie. 13 su 13, sì. Prossimo step. Io voglio il titolo. Voglio il titolo, ci siamo. Cioè, passato parecchio tempo. Sono passate molte cose da quando sono stato interrotto involontariamente. Ho ripreso, abbiamo faticato insieme al maestro. E adesso vogliamo questo titolo. Ecco, allora non mando al volo anche al maestro, certo, visto che c'è. Certo. Ha ripreso bene. E mi sa che è pronto, Damiano. Sì, Damiano ha ripreso benissimo e adesso siamo pronti per il titolo italiano. Credo che gli spetti di diritto, se no che altro dovrebbe fare? Ha vinto il trofeo delle cinture, tutti i match fuori casa ha fatto le cinture, eh? Non lo dimentichiamo. Solo il titolo italiano vogliamo adesso. E adesso insomma vedremo. Grazie mille al maestro Mattioli, grazie a Damiano Faccinelli, il complimento. Tommaso. Un bacione a tutti quanti quelli che mi stanno guardando, voglio bene tutti. Ciao Debbie, ti amo, amo anche Esther, la mia compagna. Voglio bene a tutti quanti, grazie a chi ci ha guardato e mancava soltanto il pubblico qua. Grazie della bella serata. Grazie mille Damiano, grazie. Un secondo stai qua con me prima che stacchiamo la linea, perché devo ridare la linea ovviamente a Stefano Buttafuoco, a Giovanni De Carolis. Si entra nella parte clou della serata con il match del trofeo delle cinture tra Camille e Ferramosca. A te Stefano, a te Giovanni. Ciao a tutti. Allora, siamo nella categoria dei pesi super gallo sul ring Mohamed Camili al peso 56,2. Il suo avversario Alex Ferramosca al peso 53,6. Due pugili dal record immacolato al secondo match da professionista. Mohamed Camili, pugile albanese, ma che vive in Italia da quando ha 5 anni e che si allena a Roma Box Torre Angela. Dall'altra parte Alex Ferramosca, pugile emiliano ma residente a Prato, una grande carriera dilettante, oltre 100 match, 5 titoli italiani conquistati, ha fatto parte del gruppo sportivo dell'esercito e poi il passaggio al professionismo. Un match veramente molto molto interessante questo, vero Giovanni? Sì, assolutamente sì, vedere due pugili imbattuti con tre match, un match che già si affrontano all'inizio della carriera è sicuramente entusiasmante. Adesso... Questo però, scusami ti interrompo, è il bello ed era lo scopo del trofeo delle cinture, no? Questo torneo proprio indetto dalla federazione per fare in modo che i neoprofessionisti subito potessero incrociarsi tra loro, evitando magari quella serie di combattimenti spesso abbastanza inutili con collaudatori di scarso valore. Assolutamente sì, sono d'accordo, questa è anche l'arma vincente che in altri paesi, come per esempio l'Inghilterra, viene utilizzata per far crescere i campioni, quindi questo è veramente un bel match degno di un titolo mondiale. Allora, abbiamo parlato della grande carriera da dilettante di Alex Ferramosca, eccolo qua che è salito sul ring, ma anche Mohamed Camili ha un gran bel curriculum dilettantistico. Nel 2018 ha infatti rappresentato il suo paese, l'Albania, ai mondiali youth di Budapest, così come anche ai giochi olimpici di Buenos Aires. Nello stesso anno ha conquistato la medaglia di bronzo agli europei di categoria di Rosero degli Abruzzi, due volte in finale ai campionati italiani perdendo per preferenza, quindi veramente di un soffio, contro Cangelosi e poi contro Patrick Cappai. Ha vinto quattro volte le coppe nazionali, insomma anche lui un pugile strutturato dall'ottima carriera da dilettante. Sì, assolutamente sì, Camili nonostante la giovane età ha un'ottima esperienza, adesso vedremo nel professionismo l'espressione delle sue qualità. Da una parte un pugile molto tecnico e parliamo di Alex Ferramosca, dall'altro un pugile concreto, molto forte agonisticamente, parliamo di Camili. E quando è così, quando affrontarsi sono pugili dalle caratteristiche diverse, di solito appunto a guadagnarci è proprio lo spettacolo. E noi che questa sera siamo qui in bordo ring a goderci questa pazzesca serata di box targata Buccioni Boxing Team ed IB Events con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana.
contro il giudice unico del match, Rosario De Rosa da Napoli. All'angolo blu, al peso di 53 kg e 600, in pantaloncini nero oro e con un record da professionista formato da 3 vittorie, tutte per KO. 5 volte campione d'Italia dilettanti, già nazionale azzurro, partecipante alle qualificazioni mondiali di Baku 2011 e olimpiche di Londra 2012. È accompagnato all'angolo da Fausto Talia, Pierpaolo Callipo e Gianfranco Cerbai per l'associazione pugilistica pratese, da Prato Alex Ferramosca. Il suo avversario all'angolo rosso, al peso di 56 kg e 200, in pantaloncini rosso bianchi e con un record professionista formato da 1 vittoria per KO, pluricampione d'Albania, medaglia di bronzo ai campionati europei Youth 2018, partecipante ai campionati mondiali Youth 2018, partecipante ai giochi olimpici giovanili 2018, medaglia d'oro al torneo internazionale Black Forest, partecipante ai campionati europei Under 22, medaglia d'argento al torneo internazionale Odi Velas, medaglia d'oro al torneo internazionale Vilzania. E accompagnato all'angolo da Alessandro Elmoeti, Umberto Mazza e Mirko Carbotti per la BBT Production, da Fier Albania, residente a Roma, Eti Camilli Masci. Ok, angelo rosso quindi per Mohamed Camilli, all'angolo seguito dal maestro Alessandro Elmoeti. Sei. Angolo blu per Ferramosca, pantaloncini neri. Che dicevi, Giovanni? La cosa impressionante è che nonostante loro abbiano, no, un match per Eti e 3 match per Ferramosca, quanto Valerio, il ring announcer, ha parlato del loro trascorso da dilettanti, no? Quasi come se fossero già dei pugili ultra titolati, quindi questo fa capire quanta esperienza in realtà hanno. Qualcuno è vero. Lo scambia, magari li scambia per pugili neo pro, ma in realtà sono pugili navigati con grandissima esperienza. È vero, è vero. Mentre invece in altri paesi, ad esempio in Germania, spesso si passa al professionismo dopo pochissimi match da dilettanti. Sì, a volte senza neanche averli fatti. Vediamo questo match che si preannuncia veramente molto molto interessante, proprio per le diverse caratteristiche dei due contendenti. Pantaloncini bianchi per Camilli, pantaloncini neri con delle fasce gialle per Alex Ferramosca. Primo round. Ferramosca è dotato di una gran fisicità, eh? Pugile emiliano Ferramosca, residente a Prato, pugile della pugilistica pratese. Caratteristiche diverse, in realtà anche Ferramosca è un pugile che ama scambiare, comunque è un pugile tecnico, ma non si sottrae appunto anche a queste combinazioni alla corta distanza. Al momento Camilli sta eseguendo le indicazioni dell'angolo in maniera perfetta, quasi fosse comandato con il joystick. E questo è anche segno di sicurezza, di personalità e anche di controllo, no? Sì, anche di un gran lavoro in palestra, eh? Cose provate e riprovate. Come vi dicevo, Camilli, scusami, Ferramosca ha una ottima fisicità, ma Camilli, nonostante sia più giovane, sembra anche fisicamente molto più grosso. Si muove, è molto più, sembra molto più pimpante ancora. Con l'intervento di Rosario De Rosa, l'arbitro di questo match, incontro fino adesso corretto, ma sì. Già si sono fatte vedere le prime avvisaglie di scambi importanti tra questi due pugili, entrambi molto spettacolari. Qui azioni a due mani importanti. Subito.
grande lavoro anche con le gambe, vero Giovanni, da parte sì, di tutti e due pugili. Camilli ha un'ottima mobilità anche sul tronco e riesce a spostarsi su entrambe le guardie, entrambi i lati con molta semplicità. Qui un bel sinistro d'incontro di Ferramosca. Buon lavoro al corpo adesso di Camilli, colpo alla milizia al fegato. Bella ancora questo montante destro di Camilli che sembra assestare tutti i colpi con grande intensità. Vedi, da vicino sembra che Camilli abbia molta più prestanza a livello fisico, nonostante Ferramosca sia, sembra scolpito nella roccia. Camilli quando lavora vicino è deleterio. Sì, l'idea è che abbia tanta potenza in quelle braccia questo pugile di 20 anni albanese, ma che vive in Italia da quando ha 5 anni, si allena alla Roma Box Torre Angela, ha iniziato pugilato a 14 anni, sempre solo con il maestro Alessandro Ermoeti, che questa sera sta qui all'angolo come tutti i suoi match per seguirlo in questo match valido per il trofeo delle cinture dei pesi Super Gallo. Stiamo ai quarti di finale, davanti a lui il pugile più esperto, parliamo di Alex Ferramosca. Fuori i secondi. Un primo round decisamente promettente in cui Camilli ha cercato di accorciare la distanza, di far valere il suo vigore atletico. Dall'altra parte però un pugile molto lucido, parliamo di Alex Ferramosca. Vediamo questo secondo round. Bello questo calcio sinistro, sì, corto di Camilli. Sì. Portato con un ottimo tempismo, al momento giusto veramente. Grande esplosività per Camilli. Bella questa azione di Ferramosca invece, due colpi portati con grande velocità. Qui è col montante destro e Ferramosca a colpire il suo avversario. Comunque veramente veramente un bel match questo, veramente un bel match, veloci colpi, puliti, due bellissimi atleti. Ogni incrocio lascia tutti col fiato sospeso, Giovanni. Sì, perché è impressionante vedere la velocità d'esecuzione che hanno, i movimenti continui che hanno. Guardate che bella questa uscita di Ferramosca. Sì. Sono due ragazzi, veramente due campioni. Entrambi i match nel 2020 per Camilli, l'esordio invece tra i pro per Alex Ferramosca nel 2018, entrambi imbattuti. Qui mette le corde Camilli, Ferramosca. Eh sì, vedi quando sta alla corta Camilli diventa veramente incisivo, diventa. Non fa un passo indietro Camilli. No, c'è differenza quando porta i colpi Camilli e quando li porta Ferramosca. Ferramosca quando invece lavora un po' più la distanza diventa più insidioso. Bravo a colpire ancora al tronco, fa abbassare la guardia del suo avversario e poi replica. Gancio destro adesso, ha messo anche con un gancio destro al volto, certo, l'ha fatto un po' scoprire con un bel lavoro di demolizione ai fianchi. Sì, quelli sono colpi che ti levano benzina, ti levano ossigeno. La replica generosa di Ferramosca. Sì, un altro bel destro di Camilli. Adesso ha cambiato subito guardia. Montante destro al mento. Camilli sta facendo veramente un'ottima seconda ripresa. Sta dando spettacolo Camilli. Ragazzo di cui si dice un gran bene, grande carriera da dilettante. Sì. Anche questa sera molto esplosivo, chirurgico nei suoi colpi. Pochi colpi sprecati. Tanto ritmo, tanta intensità. Un'ottima seconda ripresa. Sì, un'ottima seconda ripresa per Camilli. Secondo me in vantaggio nella prima e in questa. Quindi due riprese gliele assegno a lui. Sono d'accordo con te. Il match è previsto sulle sei riprese.
ed è un match valido, ricordiamo, per il trofeo delle cinture categoria dei pesi super galo. Allora, abbiamo parlato del tuo prossimo appuntamento con Leon Bauer, pugile con 17 vittorie, già campione Utah IBF, 22 anni. Ma che ti hanno fatto questi pugili tedeschi? Si vede che ce l'hanno con me, che dirti. Alla fine ci portano sempre lì in Germania. No, la verità è che tu hai lasciato un grandissimo ricordo anche in Germania, nel senso che c'è un grande rispetto come uomo, come pugile. E la Germania l'ha lasciato anche a me questo bellissimo ricordo, quindi a parte gli scherzi, per me è un piacere. Ovviamente sogno di combattere in Italia, ma anche combattere lì non ho problemi, ecco. Terzo round, torniamo qui sull'attualità però di questo gran match tra Camilli e Ferramosca. Vediamo se manterrà questo ritmo Camilli. Beh, diciamo che i suoi 20 anni gli consentono di poter fare questo. Ovviamente ci stanno anche altre cose, no? Comunque la preparazione fisica di entrambi e le qualità che ognuno riesce a mettere in campo. Potrebbe essere questa la chiave. Effettivamente ci sono 17 anni di differenza. 37 sì. Anni sì. Per Ferramosca, che diciamo che oggi questo può essere un dato sì importante ma non determinante. Ma abbiamo l'esempio di tanti pugili tra virgolette attempati vincenti su pugili giovani, perché comunque non ci dimentichiamo che oggi la fisicità uno la può mantenere per più tempo. Però in questa categoria di peso? Ma sai, fino adesso sì, si è visto un Camilli molto più veloce, sicuramente più si va avanti con gli anni più la velocità si perde, però Ferramosca sta mettendo comunque dei colpi che Eddie deve stare attento a non subire. Vediamo, ancora qui un bel montante sinistro, graffia bene con quel montante sinistro Camilli, qua due colpi diretti per il pugile di origini albanese, molto sicuro di sé, comunque grande personalità, 20 sì, anni. Sì, nonostante così giovane, veramente una bella personalità. Bello da vedere, Ferramosca sta cercando di far valere la sua esperienza, forse sta proprio aspettando il momento. Per contrattaccare. Ancora Camilli che colpisce in avanzamento. Il suo obiettivo è quello di mettere un po' sempre alle corde, no, il suo avversario. Sì, perché ha capito che che il suo fisico e i suoi colpi sono glielo molto consente. Incisivi. Sì, 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 sì. Ecco qui un montante sinistro, ha portato un bel gancio destro. Bel montante di Camilli, l'ha sentito sì, sì. Ferramosca. Sì. Per un attimo gli ha tolto il respiro. Bravo qui anche un po' a nascondere questo momento di sofferenza. Sì, beh, quello sicuramente è dovuto alla sua grande esperienza. Una schivata e un montante sinistro alla bocca dello stomaco. Beh, bel diretto destro, ancora montante sinistro. Grande tempismo anche per Camilli. Sì, sì, veramente bei colpi. Se consideriamo che lui ha solamente che questo è il suo secondo match da professionista, si può parlare veramente un gran bene di questo ragazzo. Bello scambio anche qui. Possiamo veramente dire, Johnny, un match veramente di grande qualità. Grandissima, grandissima, altissima qualità. Un match di grande qualità. Spesso assistiamo a match generosi. Questo è un match veramente in cui si sfidano due atleti di grande tecnica, di grande temperamento. Ecco qua, qui il montante sinistro sì, di sì, cui sì. Abbiamo appunto parlato. Il colpo più pulito di questo secondo round. Anche questa ripresa a favore, a nostro avviso, del pugile del pugile albanese, di origine albanese. Insomma, ecco qua l'angolo blu, l'angolo di Ferramosca. Stavo parlando del tuo impegno, ma sono tante le notizie che riguardano i pugili pro italiani, prossimi impegni, a partire dalla comunicazione dell'Ebu che ha indetto appunto per il titolo vacante dei massimi leggeri Fabio Turchi sarà
uno dei due protagonisti del match, valido per il titolo dei Cruiser, e il suo avversario, il francese Bregon, date luogo da stabilirsi. Quindi un altro grande pugile italiano professionista che avrà una chance importante, valida per il titolo europeo. Torniamo ancora al match di questa sera, quarto round. Camilli, pantaloncini bianchi, ricordiamo Ferramosca, pantaloncini neri. Match fino a questo momento di grande qualità. A nostro avviso in vantaggio il pugile dell'angolo rosso, Camilli, che si è fatto prevalere per la sua maggiore precisione nei colpi, per la sua maggiore continuità. Bella quest'ultima azione di Ferramosca quando porta quei colpi dritti in serie. Adesso Camilli l'ha rimesso un'altra volta alle corde, buono il movimento di tronco. Bravo qui Ferramosca, sì, a partire dal basso verso l'alto, due colpi sotto e due al volto dell'avversario. Ferramosca cerca le linee interne dritte, Eddy riesce a incrociarlo da più angoli e cerca di portarlo alle corde. Bravo qui a doppiare di nuovo, sì, Camilli. È un po' un batti e ribatti. Sì, sì, qua adesso quest'altro colpo al fegato è stato abbastanza duro, adesso va addirittura al plesso solare. Camilli sta lavorando tantissimo al corpo, sta cercando di demolire la resistenza, sì, del pur bravo Ferramosca, che sta lì però cerca di, sì, sì, rimanere quando, sul match. Quando riesce a stare alla media distanza, Ferramosca sferra quei quattro pendenti con i colpi diretti e lì riesce ad entrare, ma quando Camilli gli sta vicino diventa veramente tanto incisivo. Quarto round di un bellissimo match, sì, quello che sta avendo luogo qui al Palazzetto dello Sport di Fondi in questa serata mondiale. Tra poco il nostro Michael Magnesi sul ring a sfidare Patrick Kinagamazi in palio, il titolo mondiale IBO dei pesi super piuma, una grande occasione per Michael per arrivare al tetto del mondo, per essere il 36esimo campione del mondo italiano. Bello qua questo gancio sinistro con lo spostamento a destra del tronco da parte di Camilli, ancora qui un po' in difficoltà Ferramosca, che lega, sì, che lega per la, sì, prima volta. Questo è un segnale di, sì, di stanchezza del pugile Eddy, ha capito toscano. La difficoltà, ha capito la difficoltà e sta accelerando, finisce il round. Ancora una grande ripresa per Camilli. È stato bravo Ferramosca. Vediamo gli alazzi, Giovanni, a bloccarlo. La differenza sembra farla veramente la potenza, no? Anche Ferramosca porta tanti colpi, però i colpi di Camilli sembrano fare più male, obiettivamente. Sì, sì, sì. Oggettivamente, guardandoli, non sembrano che facciano la stessa categoria. Sembra Eddy che sia molto più prestante. Ripeto, nonostante Ferramosca abbia un fisico veramente che sembra scolpito nella roccia. Abbiamo visto prima l'angolo blu di Alex Ferramosca, il maestro Fausto Talia e Gianfranco Cervai. Fuori i secondi. Ferramosca attualmente lavora come istruttore di box proprio nell'Accademia Militare di Modena. 37 anni, davanti a lui Camilli, 20 anni, 17 anni meno di lui. E probabilmente la differenza fino a questo momento la sta facendo proprio la diversità, proprio, no, di fisica, nel senso di freschezza atletica. Sì, sicuramente quello, anche poi magari la scelta tattica da parte dell'angolo di Camilli a cercare di pressare Ferramosca, hanno fatto sicuramente un lavoro certosino, ma dall'altra parte Ferramosca sta facendo il massimo e sta cercando di portare il match invece sulla sua chiave. Comunque veramente complimenti a tutte e due pugili che questa sera ci stanno offrendo uno spettacolo di grande qualità. Sì, 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 veramente un gran bel match. Bravo qui a trovare
il suo avversario Ferramosca con queste traiettorie lineari. Anche ancora un diretto sinistro di Ferramosca. Ottima bella, azione difesa, sì. Bella schivata, bella schivata. Bella schivata. Pugile molto spettacolare questo Camilli. Sempre un passo in avanti. Bravo Ferramosca a colpire sempre, a cercare di sbarrare l'azione di attacco di Camilli, ma Camilli quando poi accorce la distanza diventa veramente molto pericoloso. Come in questo caso, un bel gancio destro portato in maniera abbastanza anomala da parte di Camilli. Sì, Ferramosca quando porta i colpi è sempre pulito, va sempre bene a segno. Camilli riesce a mettere quei colpi che poi però sono più incisivi. Possiamo dire, Giovanni, che è più una box da professionista quella di Camilli, paradossalmente anche se è molto più giovane rispetto a Ferramosca? Ma sai, come hai detto te, il fatto magari ecco dell'essere giovane è molto più esuberante Camilli, no? Quindi ha più fame, sembra, ha più voglia dal punto di vista agonistico. Sicuramente anche Ferramosca si sarà benissimo allenato e sta cercando di fare il massimo. Poi sempre nella chiave del match, nel contesto, bisogna vedere un attimino come ognuno riesce a portare l'acqua al suo mulino. Quinto round, ancora 30 secondi alla fine di questa ripresa. Emozionante, sì, veramente, come le altre sì, quattro, sì, peraltro. Sì. Camilli deve stare attento a non esagerare, essere così esuberante per non rischiare di prendere qualche colpo di troppo, quello sì, perché comunque davanti a sé è un avversario come Ferramosca che non è l'ultimo arrivato, ecco. Quindi quando porta quei colpi dritti è sempre pericoloso. Veramente grande tecnica Alex Ferramosca. Sì. Deve stare attento a non perdere l'equilibrio sulle gambe quando fa quelle belle schivate. Non so se sei d'accordo, questo a mio avviso è un round che Ferramosca probabilmente si è aggiudicato, nel senso che ha portato diversi colpi puliti, ha centrato l'avversario senza metterlo mai chiaramente in difficoltà, però... Sì, guarda, sai, io ho visto sempre comunque Camilli di fatto più incisivo. È stata una ripresa in cui Ferramosca ha portato degli ottimi colpi, ma a livello di gestione di ring, a livello di pressione, Camilli ha comunque secondo me tenuto ancora le redini in questo round. E vediamo qua il maestro di Camilli parlare al suo allievo. Parliamo di Alessandro Elmoeti della Roma Box Torre Angela. Bello questo bacio di Camilli al suo allenatore. Sì, il maestro Moedi ha accompagnato Camilli dall'inizio, quindi hanno un grandissimo rapporto. Perché poi la box è uno sport individuale, ma fino a un certo punto in realtà è anche un grande lavoro di squadra. C'è un grandissimo lavoro di tutta la squadra che non si ferma solo al maestro, a tutti i compagni di allenamento, a tutta la palestra, no? E tu ne sai qualcosa, perché il tuo connubio sì. Con Italo Mattioli e Luigi Ascani è veramente qualcosa di bello da far vedere. Sì, con lui, tutto quanto il team, il preparatore atletico Antonello, Regina, il nutrizionista Orlandi, tutti quanti fanno parte di una squadra ben più numerosa di quello che la gente pensa. Adesso ancora Camilli subito in pressing a portare Ferramosca ancora alle corde. Bello spot per la box italiana questo match comunque. Sì. Non a caso valevole per il torneo delle cinture. E non a caso tra due pugili che comunque non hanno sconfitte. E un record importante da dilettante. E qui alla corta lavora bene Ferramosca. Camilli cerca di reagire subito. Combinazioni corte, bel montante destro. È giovane ma già è un pugile di mestiere questo Camilli comunque. Beh, comunque il gran numero di match che ha fatto nel dilettantismo sicuramente gli ha regalato una grande sicurezza e questa cosa è determinante nel professionismo. Nonostante ha davanti un atleta come Ferramosca, pure lui imbattuto con quella gran fisicità, Camilli ha veramente messo un gran carattere. Ecco qua, attenzione, qui si fa trovare scoperto Ferramosca che viene centrato da due colpi puliti di Camilli. Sarà un minuto di fuoco.
questo di quest'ultima ripresa. Camilli colpisce, ma come tu hai anticipato, effettivamente a volte si scopre per eccesso di generosità. Sì, e Ferramosca ogni tanto riesce ad andare a segno, però sono tutte cose che metterà a punto insieme al maestro poi quando andrà a lavorare ancora in palestra. Ancora match aperto comunque, in questo minuto può succedere di tutto. Sì. Entrambi i pugili non si risparmiano, ritmo veramente molto alto, bravo qui Camilli con questa combinazione di colpi al tronco del suo avversario. Qui risponde Ferramosca, ancora un bel gancio sinistro di Ferramosca. 30 secondi. Qui prova un montante che sarebbe stato letale. Camilli viene schivato però prontamente da Ferramosca, che cerca di giocarsi le sue ultime chance. Comunque hanno dato veramente tanto in queste sei riprese questi due ragazzi, è veramente, veramente gran bel tanto. Match, veramente sì, un sì, gran bel incontro, sì, Giovanni. Sì, 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 sì. Ultimi secondi, fino alla fine, tutte e due cercano la vittoria e si espongono anche agli attacchi del proprio avversario. Guardate che belli questi ultimi secondi di un match pazzesco. Complimenti veramente a Camilli e a Ferramosca, autori di una prestazione veramente superba. Veramente, veramente un bel match. E veramente pensare che era solamente il quarto di finale di questo torneo delle cinture, valeva veramente una finale questa. Eh sì, veramente un match da finalissima, perché dalla prima all'ultima ripresa non c'è stato un momento in cui si sono risparmiati entrambi, quindi complimenti a tutti e due i pugili, veramente, veramente un gran bel incontro. È una serata incredibilmente bella ed emozionante quella che vi stiamo raccontando. Grande appuntamento per il pugilato italiano questa sera. Michael Magnese avrà questa chance di battersi per il titolo mondiale e diventare il 36esimo campione del mondo italiano, campionato del mondo pesi super piuma. Match previsto sulle 12 riprese. Grande lavoro di organizzazione in un periodo tra l'altro come questo, in cui è difficile, no, organizzare veramente. Complimenti a Davide Buccioni, alla IB Events di Alessandra Branco, alla federazione che ha supportato questa grande serata. Assolutamente sì, in questo momento l'importante è esserci, addirittura poter organizzare un titolo mondiale in Italia è veramente qualcosa di unico, e quindi sono stracontento, e questo è un altro mondiale che Davide Buccioni è riuscito a fare, no? Dopo quello che abbiamo fatto in Germania. E finalmente qui in Italia un nuovo mondiale. Allora, ascoltiamo il verdetto e poi daremo spazio alla pubblicità. Vince questo match e si qualifica per la semifinale del torneo delle cinture WCFP 2020, categoria pesi Super Gallo. Da Fier Albania. Angolo rosso, vittoria viene assegnata a Camilli in maniera meritata. Giovanni, sì, è stato veramente, veramente un bel match, quindi comunque complimenti ad entrambi gli atleti. Camilli... grande match veramente. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo subito qui da voi. Che fai? Allora, riprendiamo la linea e passiamo subito a Tommaso Cavallaro per interviste. Con i due protagonisti un match molto bello, l'intervista deve essere molto short per la linea per il mondiale tra Magnese e Chini Camazzi.
Edi, se mi permetti, parto dall'onore delle armi. Alex, avete fatto un grandissimo match, io ti faccio i complimenti a entrambi, è stata una bella battaglia. La vittoria è andata a Edi, ma anche tu hai dimostrato di essere un grandissimo, grandissimo pugile. Grazie, grazie. Niente, ce l'ho messa tutta, è stato bravo. Ora deve dimostrare di vincere tutto, che cacchio. Scusate la parola, però bravo, va bene. Resta qua Alex. Edi, veramente un match solo da professionista, il tuo secondo match, seconda vittoria. Una grande battaglia con Alex, una grande vittoria, adesso credo che punti semifinale e finale. Certo, faccio i complimenti più grandi a Alex, che è stato un ottimo avversario, sapevamo che era un grandissimo avversario con l'esperienza che aveva alle spalle, bravissimo, ci eravamo preparati al meglio da agosto che stavamo pensando solo al match, faccio i miei veramente onori perché è veramente un ottimo avversario e penso che l'abbiamo studiato bene con il mio maestro, che il merito è tutto suo, che ha... Ogni giorno ci studiavamo i match per, come se fosse un campionato del mondo, perché è stato un ottimo match davvero davvero spettacolare. Lui 3 match, io 2 match, abbiamo fatto un match di fuoco, meglio di molti altri incontri da titolo. E niente, mi sono preparato con i migliori, ho fatto i guanti con i migliori, infatti ringrazio tutti, Michael Magnesi, Picardi, Forte, tutte le persone che hanno fatto i guanti, Carafa, adesso mi scordo perché da agosto che sto preparando questo match con intensità assurda e faccio i miei complimenti anche ad Alex e il merito è tutto della mia palestra, del mio maestro. Ok Edi, ringraziamo il maestro, lo vediamo sta dall'altra parte, comunque grandissimo Edi, grande vittoria, grande Alex, linea a Stefano e Giovanni per il main event, il mondiale. Allora Giovanni, ci siamo finalmente. Allora, l'ultimo pugile italiano a battersi per un titolo mondiale in Italia è stato il sardo Andrea Sarezzo, era il 28 ottobre del 2011, sono passati tanti anni, che grande chance ha questa sera Michael Magnesi? Beh, sicuramente una grandissima chance, Michael ne è consapevole e quindi stasera sfrutterà al massimo questa bellissima opportunità che gli ha dato la BBT. In quella circostanza il nostro Andrea Sarrizzo era il 28 ottobre del 2011, affrontò il sudafricano Muriti Matlane, cintura mondiale IBF dei pesi in Mosca, perdendo per KO. Questa sera chiaramente il nostro auspicio è che Michael Magnesi possa diventare il 36esimo campione del mondo italiano, veramente una grande chance che gli viene messa a disposizione da... manager Davide Buccioni, una serata pazzesca che viviamo con grande emozione e con grande partecipazione. Che match sarà, Giovanni? Allora, sono in molti ci hanno chiesto cosa aspettarci da questo incontro. Sono due pugili diversi, no? 11 anni di differenza a favore di Michael Magnesi, che fa della tecnica e dell'intensità e del lavoro alla corta distanza le sue armi migliori. Il suo avversario Mancino, occhio quindi agli incroci, non è velocissimo ma è un grande atleta. Ecco, probabilmente vincerà come sempre chi riuscirà a portare il match sui binari a lui più congeniali. Assolutamente sì, sicuramente Michael avrà preparato con il maestro Masai un match adeguato. Vedo un Magnesi pronto a un gran ritmo. Match veramente storico, un match veramente storico, la possibilità per Magnesi di diventare campione mondiale, la categoria è quella dei pesi super piuma, match previsto sui 12 round, chiaramente tra lui e il paradiso c'è questo pugile nato in Ruanda ma che vive da diversi anni in Svizzera. Pugile pericoloso, pugile mancino, e quando si incontra un pugile mancino i pericoli aumentano, vero Giovanni? Perché? Assolutamente sì, perché come abbiamo detto prima anche nel match di Falcinelli, quando fai con un mancino, il mancino è quasi sempre abituato a lavorare nella guardia opposta, mentre dall'altra parte non è così. In più questo pugile ha una grande esperienza, ha fatto con pugili di veramente grande levatura a livello mondiale, quindi... Michael dovrà dare il meglio di sé per riuscire a vincere questo incontro mondiale. Un pugile di grande qualità, Michael Magnesi, un pugile, un ragazzo d'oro, un ragazzo molto semplice, tra l'altro a breve sarà anche promosso un
suo docufilm che parla un po' della sua vita, una vita semplice fatta di giornate di pesca. Un ragazzo che ha tre grandi riferimenti, ci ha detto: Marvin Hagler per la sua potenza, Oscar De La Hoya per la sua classe cristallina e Arturo Gatti per la sua generosità. Questa sera deve essere un po' di tutte e tre. Sì, Michael è un ragazzo che, come dici tu, è un ragazzo d'oro, generoso, si allena in maniera, è un stacanovista del pugilato e veramente sono contento che adesso abbia la possibilità di raggiungere questo importantissimo traguardo. Ecco, intanto sta salendo sul ring Patrick Kinagamazi, 32 vittorie, 2 sole sconfitte, è stato già campione svizzero, campione africano, campione mondiale WBF, imbattuto dal 2012, hanno un avversario in comune con Michael Magnesi, si tratta di Radia Incarnazione, battuto da entrambi i pugili. Io ho parlato con Gianluca Ceglia, che tu conoscerai, che è andato a fare un po' di sparring con Patrick Kinagamazi e mi ha un po' detto che pugile è un pugile, è un grande atleta, è un pugile, dice che dopo un'ora di sparring con lui ha continuato a correre, ha continuato a fare tanto sacco, insomma un grande atleta, un pugile che dà il meglio di sé nella lunga e media distanza. Magnesi, cosa dovrò fare questa sera per batterlo? Ma sicuramente dalle caratteristiche dei pugili io mi aspetto un match da Michael dove cercherà di pressare il più possibile il suo avversario, che perché quanto possa avere un gran fondo, comunque ecco, dai suoi 37 anni può avere difficoltà se messo alle strette. Michael porta un sacco di colpi, ha un rullo compressore e quello potrebbe essere difficile da digerire per il pugile residente in Svizzera. Allora, vediamo intanto salire sul ring appunto Michael Lone Wolf, lupo solitario Magnesi, imbattuto dopo 18 match. Grande occasione, l'occasione della vita per questo pugile di Palestrina, piccolo comune in provincia di Roma, di 26 anni, un predestinato, 60 match da dilettante, vittoria al guanto d'oro, tante presenze anche nella World Boxing Series, da professionista abbiamo detto 17 incontri, 9 dei quali vinti prima del limite, è già stato campione italiano, campione del Mediterraneo IBF, campione internazionale WBC, campione intercontinentale IBO, insomma un pugile completo, un pugile strutturato, un pugile che ha la grande occasione al momento giusto. Il suo soprannome Lone Wolf gliel'ha dato il papà proprio per questo suo carattere un po' introverso, non è una star, è un pugile che preferisce far parlare i suoi pugni più che le parole. Ma a me, Stefano, sai, personalmente piace tantissimo questa caratteristica di Michael, è una caratteristica che mi piace, poche parole e tanti fatti. Lasciamo la parola a ring announcer Valerio Romanna per la presentazione del match. Categoria PC Super Piuma, main partner e main sponsor dell'evento Le Cinema Caffè di Roberto Mazzarone. Partners dell'evento Comune della Città di Fondi e Proloco della Città di Fondi. Gold partners dell'evento Ampit, Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario. MSG Mediterranea Group, Grandi Magazzini Cossuto, Poliambulatorio Sanitas di Cave, BM SRL e Impresa Bonelli, Sedat SRL, Galileo Energie, Consorzio Imprese Civitavecchia Paolo Sbrozzi, Avi Legno Zagarolo, Official Partners, Porto Fish and Chips e Quarto Burger and Drinks, Technical Partner dell'evento Green Hill. Il medico dell'incontro è il dottor Claudio Fabbricatore di Roma. I giudici, signori Alessandro Roda di Bologna, Sauro Di Clementi di Sant'Elpidio a Mare e Francesco Ramacciotti di Roma. Supervisor per l'International Boxing Organization e arbitro dell'incontro, Mr. Michael Hook da Göteborg, Svezia. E ora finisce il tempo delle parole e inizia la legge del ring! All'angolo blu, al peso di 58 kg e 600, in pantaloncini nero-bianchi con un record da professionista formato da 34 incontri disputati,
32 vittorie per lui, 4 delle quali per KO, 2 sono le sconfitte. Già campione d'Africa e già campione svizzero dei pesi leggeri, già campione mondiale WBF ed è co-sfidante al campionato mondiale IBO per la categoria pesi super piuma. Al suo angolo il suo maestro Giorgio Costantino con Christopher Rimé e il suo catman Davide Bianchi per il Boxing Club di Carouge da Ruanda, residente a Tone, Svizzera, Patrick Kinigamazzi. Il suo avversario all'angolo rosso al peso di 58 kg in pantaloncini nero grigio con un record da professionista formato da 17 vittorie, 9 delle quali per KO, già campione d'Italia, già campione del Mediterraneo IBF, già campione internazionale Silver WBC, già campione intercontinentale IBO, è il co-sfidante al campionato del mondo IBO della categoria pesi super piuma. Al suo angolo il suo maestro Mario Massai con Emiliano Branco, Gesumino Aglioti e il suo manager Davide Buccioni per la BBT Production da Cale Italia, Lowo Michael Magnesi. Quante emozioni questa sera a partire dal nostro inno nazionale, o meglio dell'inno nazionale svedese in onore dell'arbitro Michael Huck. Thank you.
è tutto pronto per questo match che vedrebbe impegnato Michael Magnese per il titolo mondiale ABO. Ricordiamo, l'ultimo pugile italiano a battersi per un titolo mondiale qua in Italia è stato il sardo Sarrizu, ed era il 28 ottobre 2011. Una chance probabilmente irripetibile per Magnesi per conquistare un titolo mondiale che veramente per lui significherebbe il paradiso. Assolutamente sì, ho visto due pugili molto concentrati durante gli inni nazionali e questo già ci fa capire quanto è importante adesso questo momento, no? Il secondo prima di sentire la campana. Pugile pericolosissimo comunque questo pugile ruandese, che è residente comunque in Svizzera, imbattuto dal 2012, campione mondiale WBF, pugile assolutamente di grande esperienza, che questa sera viene qua a giocarsi le sue chance, anche per lui comunque una grande occasione di entrare nell'Olimpo dei top fighter della categoria. Sì, anche Kini Gamazzi veramente un gran fisico. Vediamo adesso che cosa succederà nelle prime battute, quale sarà la chiave che sceglieranno di usare. Le ultime raccomandazioni di Michael Hook, l'arbitro di questa serata, angolo rosso per Michael Magnesi, pantaloncini neri per Michael Magnesi, così come anche per Kina Magazzi, ma che ha una striscia bianca. È l'inizio del match, prima ripresa di un incontro previsto chiaramente sui 12 round. Vediamo se vorrà dare subito intensità alla sua azione Magnesi o se invece cercherà di studiare un po' l'avversario. Che ricordiamo il mancino. Sembra già partito molto convinto e duro Michael. Ha preso lì il centro del ring Michael Magnesi. Sì. Colpi subito sì, al 100% molto dell'intensità. Duri, molto duri quelli di Michael. Si sente l'eco, il boato del gancio che ha portato. Pugile esplosivo Michael Magnesi, molto spettacolare. Sì. Grande atleta. Bello questo gancio destro corto di Michael Magnesi. Prova a replicare. Kini Gamazzi che continua a girare intorno al nostro pugile. La grande differenza dei colpi di Michael rispetto a quelli di Kini Gamazzi, si sente un altro rumore quando arrivano. Più lento il pugile, lo possiamo dire fin dalle prime battute, il pugile africano. Michael molto molto esplosivo. Molto esplosivo e pesante. Prova ad anticiparlo Kini Gamazzi, ma Magnesi non si sposta di un centimetro, continua la sua azione. Sì, è granitico Michael. Sempre in avanti. Sì, sì. Solido nelle gambe Michael, sta lì. Con il giusto compasso, pronto a piazzare i suoi colpi. Bel gancio destro bloccato dal braccio tenuto alto da parte di Michael Magnesi. Sì, sta facendo un ottimo lavoro di demolizione. Michael viene avanti, mette colpi decisamente più duri. Kini Gamazzi cerca di cercare di contrastarlo, ma sta faticando a tenerlo lontano Kini Gamazzi. Sì, lo vedi anche quando Michael porta i colpi, lo sposta fisicamente, si alzano le gambe di Kini Gamazzi e non riesce a essere incisivo come invece è Michael. Le gambe di Michael sono bene ancorate sul ring, sul tappeto e i risultati si vedono. Anche buono il movimento del tronco di Michael, molto preciso. Un avvio molto promettente per sì. Michael Magnesi, che non ha sprecato colpi. No, assolutamente. Adesso è entrato bene con un gancio destro corto, un lavoro tra virgolette quasi sporco. Si è un attimino distratto il Kini Gamazzi e Michael lì ha pronto profittato con il gancio destro corto a colpire il volto del suo avversario. Una prima ripresa a favore indiscutibilmente per Michael Magnesi. Sì, nettamente.
un 10-9 per il nostro pugile, che ha iniziato con grande personalità, senza paura ma anche senza strafare. Sì, è comunque consapevole dell'importanza della posta in palio. Assolutamente sì, la maniera più ottimale che poteva utilizzare, quindi ha fatto capire subito chi è il padrone di casa, quindi ha fatto vedere subito il suo carattere, ha fatto capire quanto i suoi colpi fossero pesanti e ha fatto capire al suo avversario che la vita sul ring stasera è molto difficile. Vediamo l'angolo di Michael Magnesi, Mario Massai, il suo secondo gesuino Aglioti, il mental coach di Michael Magnesi, Emiliano Branco, un ragazzo che vive di pane e box. Io questo mi piace sottolinearlo, nel senso che è sposato con Alessandra Branco, figlia di Silvio Branco, no? E nipote di Gianluca Branco, insomma una famiglia di pugili, sì. E questo è importante comunque anche in termini proprio di consapevolezza, no? Dell'essere pugile. Anche promettente in vista di questo match, una famiglia di campioni. Questo è stato, l'ha sentito. Ha iniziato alla grande questo secondo round. Michael Magnesi che accorcia alla grande la distanza, lavora bene al tronco. In difficoltà ci sembra Kina Kamatsi. E l'ha sentito Kina Kamatsi. Dall'angolo dicono ancora di stare tranquillo, di non strafare, che non c'è fretta, perché effettivamente il match è lungo, sono 12 round. Ma Michael sembra avere veramente fame. Scuote la testa Michael, come a dire non mi fai male. Ha cercato un po' la replica Kina Kamatsi, ma Michael non ha indietreggiato di un centimetro. Sta lì, guardia chiusa. Vedi che ogni volta che Michael porta i colpi, Kina Kamatsi non riesce a tenere la posizione, fa sempre un salto indietro. Non riesce a gestire la forza di Michael. Ci sta mettendo tanto mestiere Kina Kamatsi per assorbire questi attacchi di Michael Magnesi. Qui una spinta evidente. Quello che deve fare Kina Kamatsi è cercare di superare i primi round, cercare di contrastare la forte fisicità adesso di Michael. È un compito molto arduo però. Ancora Magnesi. Ora un bel gancio destro di Magnesi, sempre avanti, gomiti chiusi per il nostro pugile. Bello questo gancio sinistro largo di Magnesi che arriva al volto dell'avversario, che continua a girare intorno al nostro pugile. Bello qui. Gancio destro molto duro, molto duro. Colpo pulito, ecco. Sì. Buona la resistenza di Kina Kamatsi. Il colpo è arrivato, preciso, anche con grande forza. Ma l'ha assorbito Kina Kamatsi, ancora però che si fa mettere alle corde. Questi continui spostamenti del tronco da parte di Magnesi che gli permettono anche di caricare poi i colpi, no? Sì, sta messo benissimo sulle gambe quando porta gancio sinistro diretto destro, oppure quando porta il gancio destro, è sempre pesante. Questo grazie alla posizione corretta delle gambe, che gli consente anche di muovere bene il tronco quando l'avversario gli porta. Qui lega Kina Kamatsi. Ripeto, Kina Kamatsi deve cercare di uscire, di resistere per almeno 4-5 round, che sarà il momento in cui Michael avrà la maggiore espressione di forza. Eh sì, come infatti abbiamo accennato, abbiamo parlato con Gianluca Ceglia, tra l'altro prossimo di essere qui stasera. È la terza ripresa. Anche la seconda ripresa sicuramente, sì, da assegnare a Michael. Michael Magnesi, sì, che sì, senza dubbio. L'impressione è che Michael abbia iniziato questo terzo round in maniera ancora più decisa rispetto alle prime due. È molto confidente, viene avanti, sa quello che deve fare, controlla bene l'avversario. Ha seguito le indicazioni del suo angolo, che è quello di non strafare forse nei primi due round. Adesso però sembra, attenzione qui un colpo, un montante corto del pugile africano, parzialmente a segno.
Adesso però l'idea è quella che voglia un po' accelerare. Ecco qui. Sì, adesso generosamente entrambi stanno portando colpi molto duri. Rimette colpo su colpo comunque Kinakamazi. Sì, Kinakamazi cercherà di incrociare e di colpire Magnesi. Bello questo gancio destro di Magnesi. Non deve strafare, Michael ha una grande chance questa sera. C'è tempo, bisogna costruire la vittoria round dopo round senza farsi prendere dalla foca. Troppo alta la posta in palio questa sera. Sul ring del palazzetto di fuoco, ecco qua, bel gancio destro, eccolo, ed è a terra. Kinakamazi viene contato dall'arbitro, lo svedese Michael Hook. Lo sguardo da killer di Magnesi. Sì, e adesso adesso sarà importante mantenere la lucidità. Mantenere la lucidità, ma anche riuscire a finire poi, a cercare di portare dei risultati con quel bel atterramento. Manca un minuto, questi sono momenti importanti, è un po' come quando lo squalo, no, sente l'odore del sangue. È tanto, no? Un minuto, è tantissimo, un minuto. È tanto ed è importante e Michael può sfruttarlo al meglio. Soprattutto quando hai di fronte un pugile assetato di vittorie come il lupo, Lone Wolf, il lupo solitario, Michael Magnesi. Vedi adesso come Kinakamazi sta cercando di recuperare muovendo le gambe senza portare colpi. Non si è avventato comunque contro il suo avversario, facendo anche bene Magnesi. Non deve comunque stare attento a non subire la replica del pugile africano, che è un pugile esperto, un pugile solido. Sì, come dicono dall'angolo, di stare attenti, perché comunque Kinakamazi è furbo, quindi sta là e bisogna stare attenti fino all'ultimo secondo. Bello ancora questo gancio destro. Ancora gancio destro, l'ha preso e sembra che l'abbia anche accusato. Colpo portato con grandissima naturalezza, ripresa da due punti. 10-8, Giovanni, sì, 10-8. 10-8. Terza ripresa e sono 4 probabilmente i punti di vantaggio per Magnesi, ma soprattutto quanto vale psicologicamente mettere a terra il tuo avversario al terzo round. Michael l'ha capito di quanta di forza ti dà, quanta consapevolezza ti dà della tua forza. Beh, diciamo, se dovessimo fare una proporzione, se una forza 10, una cosa del genere, ti fa avere forza 100, perché ti fa capire che hai la possibilità di portarti a casa un titolo prestigioso. Che chance questa sera per Michael Magnesi, una grandissima serata di pugilato. Grande evento targato BBT Boxing Team, in collaborazione con la AMB Events di Alessandra Branco. Una serata con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e Art Media Sport. Torniamo sul match, quarto round. Stai attento, l'urlo di Alessandra Branco, la moglie di Michael. C'è tempo, Michael. Siamo tutti con te qui a bordo ring, così come da casa, a fare il tifo per Michael Magnesi. Al suo 18° incontro da professionista, già tanti titoli conquistati per Michael Magnesi, ma questa sera veramente può arrivare al tetto del mondo, conquistare un titolo mondiale che lo lancerebbe veramente nella gota dei grandi pugili internazionali della sua categoria di peso. Bello ancora, gancio destro di Michael, doppiata ancora. Ancora gancio destro doppiato dal montante sinistro per Magnesi. Si lavora alla corta distanza, che è la distanza di Michael. Braccia sempre alte per Michael. Quasi asfissiante la sua azione. Sì, gli accorcia sempre la distanza ed è un continuo. Questo è il quarto round e abbiamo visto sempre Kinakamazi andare a pedalare indietro, no? Cercare di contenere l'aggressività di Michael. Non vuole farlo ragionare, Michael Magnesi sempre davanti al suo avversario, sempre a bloccargli la strada. Buon montante alla milza, doppiato poi con un gancio destro al volto.
lo sta demolendo Michael Magnesi, ma sì, deve stare attento. Risponde perché... per le rime anche Kini Kamazi. Grande esperienza per il pugile del Ruanda. Qui prova a partire lui per primo con questo gancio destro, bloccato però da Magnesi, che riprende la sua azione. Non molla Kini Nakamadze, si aggrappa al match, anche per lui una grande chance. Questa sera ci vorrà tecnica e cuore per portare a casa questa cintura mondiale. Non era facile la vigilia, si sta confermando così comunque questo match per il nostro Magnesi, che continua a scuotere la testa, non mi fai male, e continua ad andare avanti. Un bel montante allo stomaco per Magnesi, che continua con le sue bordate alla corta distanza. Una battaglia agonisticamente parlando. Non c'è un attimo di tregua, Giovanni. Questa ripresa, Kini Kamazi ha cercato di fare qualche cosina di più, ma ogni volta che ci prova Michael risponde per le rime e continua a pressarlo sempre. Comunque, se volevamo la conferma della solidità di Patrick e Kini Kamazi, ce l'abbiamo avuta. Un'altra ripresa ad alta intensità, dove Magnesi ha continuato a mantenere, diciamo, la supremazia, no? Comunque il comando delle azioni, però Kini Kamazi ha controbattuto alla grande. In questa ripresa è stata, insomma, Kini Kamazi ha fatto un po' di più rispetto alle altre, ma comunque Michael ha sempre mantenuto il centro. Non è Kini Kamazi che decide dove andare, ma è Michael che decide dove portarlo, e questa cosa fa comunque pendere l'ago della bilancia dalla parte sua per quanto riguarda l'aggiudicarsi la ripresa. Ricordiamo Michael Magnesi, già campione italiano, titolo conquistato nel 2018 battendo per KO tecnico Francesco Invernizio, poi campione del Mediterraneo IBF, battuto Raddia Incarnazione nel 2019, campione internazionale WBC battendo Emanuel Lopez per KO e campione intercontinentale IBO battendo Ombrello Rotteranno. Insomma, una carriera costruita negli anni, e oggi la grande chance. Torniamo quindi in diretta qua a goderci questo match, il quinto round. Parte subito acceso Michael, subito a prendere la corta distanza e a mettere colpi duri. Gancio sinistro, è entrato molto bene, molto bene. Lavora bene con questo gancio destro Magnesi, che spesso doppia. Sì, da entrambi i lati riesce sempre a trovare la distanza. Prima l'ha fatto col destro, adesso l'ha fatto col sinistro. Riesce a cambiare pure gli angoli, vedi che si mette mancino, poi si mette in guardia normale. Tutti i colpi comunque portati con grande forza da parte di Michael Magnesi. Montante del sinistro e gancio destro. Sicuramente dietro a questo lavoro c'è una grande preparazione sia tecnica che atletica, fatta tutto in questo periodo. Poi ricordiamo che è stato anche rinviato il match per problemi di Covid da parte, certo, di Kini Kamazi. Questo può aver creato delle difficoltà nella preparazione nella stessa. Nella programmazione, certo. Assolutamente. Comunque anche Kini Kamazi non molla di un centimetro. No, è vero, e sta cercando di resistere a questo continuo pressing da parte di Michael. L'impressione però, Giovanni, è che Kini Kamazi non riesca con sempre maggiore difficoltà a non far combattere alla corta distanza il suo avversario. Sì, è già il quinto round e Michael continua a non fermarsi, quindi Kini Kamazi sicuramente sta subendo questo continuo lavoro al corpo e al volto da parte di Michael. È un match tutta nella corta distanza, che è la distanza poi più congeniale al nostro pugile. Un doppio incrocio qui da entrambi le parti, sì, molto pericolosi. Basta un attimo, adesso loro utilizzano anche guanti da 8 unce, quindi... Attenzione qua, rimane un po' sui colpi qua. Kini Kamazi ha sentito questi due colpi al volto, per un attimo si è fermata l'azione del pugile ruandese. Ecco qua, gancio destro di a terra! Gancio destro chirurgico! Colpo, ed è a terra Kini Kamazi!
Questo è brutto questo. Cerca di rialzarci, ma le gambe gli tremano. Ed è la conclusione del match. Giustamente, ci permettiamo di dire, il pugile svedese Michael Hook interrompe il match. E Michael Magnesi è il nuovo campione del mondo IBO dei pesi superpiuma. Quanta gioia, quanti sacrifici questo ragazzo. E a soli 26 anni si ritrova campione del mondo. Eh sì. Che bello. E anche fatto nel migliore dei modi. È veramente un gancio destro preciso. Corto. Sì. È rimasto folgorato il pugile ruandese. È rimasto lì sul colpo. Ha cercato di tenere. Poi le gambe gli hanno ceduto. Ed è un KO spettacolare per Michael Magnesi. Veramente non c'era modo migliore di vincere questo titolo questa sera, Proprio tra l'altro qui a pochi metri, diciamo, dalla nostra postazione abbiamo visto questo gancio destro corto di Michael Magnesi, che è finalmente sorridente insieme a sua moglie. Un colpo studiato sicuramente in palestra. Sento il maestro Mario Masai che dice: ah, te l'avevo detto io di quel gancio destro, e sicuramente l'hanno sportato talmente tante volte. Rivediamolo. Corta distanza, eccolo qua. Ma si vede da come è caduto che non aveva recuperato. È come se avesse aspettato il suo avversario rimanendo con le braccia alzate, e poi ha portato questo gancio destro corto. Eh sì, che poi ha visto rispetto al primo knockdown, che nel primo knockdown si è rialzato più lucido. Qua quando è caduto era teso sulle gambe. Quelli sono colpi micidiali. Allora, finalmente siamo partiti da Primo Carnera, primo campione del mondo. Giovanni, mi dispiace perché è l'ultimo campione del mondo. Ma io sono contentissimo di non essere l'ultimo, perché questa sera ero solo per Michael, e quindi sono stracontento. Giovanni, noi ti abbiamo voluto apposta veramente questa sera, perché tu rappresenti tanto per la box italiana. A breve avrai una grande chance, staremo lì a fare il tifo per te. Sei l'ultimo campione del mondo. Adesso un nuovo campione del mondo italiano, il 36esimo. Per KO a 2 minuti e 32 secondi della quinta ripresa. È il nuovo campione del mondo dell'International Boxing Association, organization, categoria, pesi, super piuma, da Cave Italia. Allora, noi adesso andiamo nel nostro studio a fare un paio di domande al nostro Michael Magnesi. Ecco qua l'immagine che fa grande la box, cioè il vincitore che alza il braccio dello sconfitto. La vera Nobel Art. E questa sera, oltre che a tanta sportività, abbiamo assistito comunque ha un grandissimo match. Per noi appassionati di box italiano la soddisfazione è doppia, perché vedere lì sul tetto del mondo un pugile italiano ci inorgoglisce e ci riempie il cuore di gioia. Allora, andiamo in postazione allo studio per sentire le impressioni a caldo di Michael Magnesi. Qualche istante prima di intervistare Michael Magnesi, che ricordiamo questa sera ha conquistato il titolo mondiale IBO nella categoria dei pesi super piuma, non vuole scendere più dal ring, ma è giusto, è comprensibile la gioia di questo
ragazzo che ha 26 anni diventa campione del mondo realizzando il suo sogno, il sogno di tanti pugili che iniziano a praticare questo sport, che è uno sport non per tutti, uno sport di grande sacrificio, e vederlo questa sera qui campione del mondo, noi che lo abbiamo sempre seguito fin dalle prime battute, ci rende veramente tanto felici per lui. Ecco qua, vediamo ancora il bacio alla moglie Alessandra Branco. E andiamo qui in postazione per le domande a Michael Magnesi. Aspettiamo intanto nella nostra postazione questa è un'immagine stupenda. Allora prego la regia di inquadrare, eccola qua l'immagine che volevamo farvi vedere, l'ultimo campione del mondo italiano Giovanni De Carolis e Michael Magnesi, il promoter organizzatore Davide Buccioni, ideatore di questa grandissima serata, 36esimo campione del mondo italiano. Ciao, che ciao, sensazione stai provando? Ciao, dici? Che sensazione sto provando? È un'esplosione di sensazioni, non si sa spiegare. È una grande emozione, è il traguardo di un sogno da bambino, tutto realizzarsi così è. Michael, era il match che ti aspettavi? Come l'avete preparata con il tuo allenatore? Così, a pennello, abbiamo preparato quel gancio destro da inizio preparazione, da come ci hanno dato il nome dell'avversario, ci siamo messi a lavorare su quel gancio destro perché abbiamo visto che l'avversario ha visto il maestro, perché io non guardo mai, sono un po' pignolo su questo punto, e quindi abbiamo lavorato tanto su quel gancio destro. Allora, prima di lasciare la parola a Giovanni, la mia impressione è che i primi due round hai fatto una fatica pazzesca perché ti volevi un po' controllare, il match era lungo, la posta in palio era importante e hai cercato un po' di non strafare, poi dalla terza in poi hai cercato di dare il ritmo alla tua azione, è così? Sì, diciamo che dopo l'ultimo match con Teran abbiamo constatato che il mio modo di partire è sprombattuto al primo round, a volte va bene ma a volte va anche male, perché come non so se hai visto il match, se te lo ricordi, ho preso un paio di colpi un po' pesanti e abbiamo fatto tremare un po' tutti quanti, quindi abbiamo cominciato a lavorare sul studiare le prime riprese e poi ingranare la marcia. Allora lascio il microfono a Giovanni De Carolis. Ma Michael, io sono soltanto che stracontento, non faccio domande, ti faccio soltanto i miei più grandi complimenti perché so quanto cuore metti, quanto impegno metti, e poter parlare durante il tuo match per me è stata veramente una grande emozione, tutti i colpi che hai messo, il gancio destro alla fine, veramente un'emozione, veramente tanti complimenti, veramente, veramente dal più profondo del cuore. Grazie. Che poi questa è un'immagine pazzesca perché l'ultimo campione del mondo, Giovanni De Carolis, che abbraccia, che passa come il testimone, no? Anche se tu poi avrai una grandissima chance a breve, no? Avrai la chance di conquistare nuovamente il titolo europeo. Ecco, ma quando si diventa campione del mondo a 26 anni poi, che obiettivi ci si pone? Volare alto. Io punto a diventare campione del mondo di più sigle, quindi questa è una cintura di passaggio per me. Adesso puntiamo all'altro. Allora, una parola anche all'organizzatore Davide Buccioni. Allora, quanta soddisfazione, quanto difficile organizzare, diciamo, in questo periodo una riunione di questo genere? Una soddisfazione pazzesca, immagino, no? Te l'aspettavi da questo ragazzaccio? Sì. Sì, perché è un predestinato. Cos'ha di più rispetto a tanti altri pugili che tu hai seguito, che segui e che continuerai a seguire? La determinazione è un aspetto mentale, una forza mentale unica, come Giovanni, un passo in più sotto quell'aspetto, ci sono tanti pugili bravi, però magari cedono psicologicamente, questi sono psicologicamente due rocce, come dicevi tu, l'ultimo campione del mondo
e oggi è toccata a lui. Però hai usato una frase un pochino sbagliata, dice cedi lo scettro, no? In realtà avrà una grande chance. Perché Giovanni De Carolis sarà il prossimo a salire sul ring per un grande titolo e ve lo promette Davide. Dobbiamo portarlo in Italia questo match, Davide. Me lo auguro, però che dire, negli ultimi 11 anni due campioni del mondo l'Italia ha avuto, tutti e due i miei pugili, mi riempie dei grandissimi sforzi lavorativi che si fanno appunto per organizzare eventi di pugilato e loro sono la dimostrazione della bellissima box e della Nobel Art. Allora ha vinto Michael Magnesi, il 36esimo campione italiano del mondo, ci mancherebbe dopo tutta la fatica che hai fatto questa sera. Allora volevo ringraziare in primis il mio maestro Mario Massai che mi sopporta nella preparazione, il mio secondo che prende un sacco di botte con il panciuolo per far sì che porto questi ritmi, il mio mental coach Emiliano Branco che si prende più insulti che capelli che porta in testa, mia moglie, il grande Davide Buccioni, il gigante buono e Silvio Branco che mi cura tutta la parte dell'atletica. Ha vinto Michael Magnesi, ma questa sera ha vinto soprattutto la box italiana, che ha dimostrato una volta di più di saper emozionare, di dare tante emozioni al pubblico. Tra l'altro questo tuo match, ragazzi, lo possiamo dire, è stato trasmesso in via streaming sul canale Gazzetta.it, su Sport Italia. Insomma, grazie. Finalmente il movimento pugilistico italiano riesce a dare continuità, diciamo, di spettacolo, no? E questo grazie soprattutto a voi che siete i veri eroi, i veri protagonisti di questo show. Grazie. Volevo fare un ultimo ringraziamento, ma non per ultimo, al mio amico fraterno, ormai un fraterno, non più un amico, Roberto Massarone dell'Esina Caffè, il mio sponsor. Allora, non ci resta che salutare tutti quanti gli appassionati di pugilato. Questa sera veramente ha vinto Michael Magnesi, ma ha vinto di nuovo, diciamo noi, la box italiana. Buona serata a tutti quanti. Stefano, vieni pure di. Fate dopo una foto con uno pure. Facciamo la chiusura IT. Grazie mille. Allora, mi ha raggiunto Stefano qui nello studio 1, tra virgolette, della Federazione Pugilistica Italiana. Appena intervistato Michael Magnesi. Stefano, allora, ti sentivo parlare, una grande serata di... abbiamo raccontato una grande serata di box e l'Italia della box ha finalmente un altro campione del mondo. Tu hai fatto la terragona insieme a un vecchio campione del mondo che ti preghiamo di venire qua con noi, ovviamente, così faremo una bella chiusura insieme. Una serata, sì. Una serata, l'abbiamo detto, pazzesca. È un grande privilegio poter raccontare questa notte di pugilato storica, perché comunque Michael Magnesi è il 36esimo campione italiano a diventare campione del mondo. Oggi con noi c'era anche Giovanni De Carolis, è stata una serata perfetta, una fight card, un sottoglu d'eccezione e poi insomma stare vicino a Giovanni De Carolis che ci ha dispensato tante considerazioni tattiche importanti. Qual è stata la chiave del match secondo te, Giovanni? Ma questo mondiale, la chiave del match è stato sicuramente il pressing e quel gancio destro di Michael portato bene tante volte, le gambe ben piantate, quindi è sicuramente il grande lavoro dei maestri e della preparazione atletica che ha fatto, quindi il pressing di Michael l'arma vincente stasera. Ecco, la domanda io ce l'ho per Giovanni, parto proprio da quest'ultimo punto, ecco, un colpo del genere, Giovanni, è un colpo naturale o si prepara con tante ore di allenamento? Ma guarda, questo è un colpo studiato, si vedeva perché Michael già dal primo round lo portava non con la stessa veemenza che ha fatto, sì, che poi ha vinto nel quinto round, ma un colpo cercato e ricercato, e si vedeva perché sapeva benissimo quello che doveva fare in ogni secondo, e l'ultimo, il gancio che poi ha fatto vincere per KO Michael è stato devastante, tant'è che Kinigamazi è caduto con le gambe tese. E quello è un colpo che non riesce ad assorbire e a recuperare in 10 secondi.
Ecco, Giovanni, insomma, di colpi del genere che regalano un mondiale, insomma, ce ne ha già regalato. È stata uno. Una serata stupenda anche per noi, insomma, che l'abbiamo raccontato, vero Tommaso? Anche tu con le tue interviste, un grande lavoro, diciamo, un grande sforzo produttivo della Federazione Pugilistica Italiana che ha consentito gratuitamente a tutti gli appassionati di box ad assistere ad una serata di grande pugilato, e sarà così per tutta la stagione 2020-2021. Ecco, e tu mi dai il gancio per andare in chiusura, caro Stefano. Infatti dobbiamo ringraziare lo sforzo fatto dalla Federazione Pugilistica Italiana. Ringrazio ovviamente te per la telecronaca, per il commento tecnico, un grande Giovanni De Carolis, gli amici della Stream Plus, del service, Giovanni Raeli, Francesco Valeri e Valerio Fioroni, nonché l'amico Adrio Zannoni, presidente del Comitato Regionale Lazio presente qui. Ovviamente ringrazio i nostri amici della Gazzetta.it che hanno mandato in diretta dalle 21 in streaming sul loro portale il succo, la parte centrale di questa grande riunione. Sul canale ufficiale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana invece è andata tutta la riunione, anzi è ancora disponibile on demand. Ringrazio ovviamente la grande organizzazione della BBT e Alessandra Branco ovviamente che hanno dato vita a questo grandissimo evento, e ovviamente anche la diretta che è andata su Sport Italia TV. E oggi, insomma, l'Italia, ricordiamo, ha un nuovo campione del mondo. Stefano, di nuovo grazie mille a te e grazie mille a Giovanni. Per questa diretta è tutto, di nuovo una buona serata da Fondi. Ai prossimi appuntamenti, ecco, velocissimamente li ricordo: il 4 dicembre, diretta Rai Sport, il nostro Mario Alfano sfiderà la Muz per il campionato UE dei Super Piuma, se non erro. Invece il 5 da Maglodio ritorneranno le dirette streaming della Federazione Pugilistica Italiana con Gazzetta.it, Maglodio Boxing Night, il campionato italiano dei Gallo, serata della Box Loreni, che vedrà sul ring il campione Vincenzo Vidarti con lo sfidante Gianluca Conselmo. Grazie a tutti, buona serata, viva il pugilato italiano e viva l'Italia! Ciao a tutti!